Buongiorno a tutti. Allora, si prosegue l'esame delle osservazioni che riguardano la classificazione dei fabbricati. Siamo arrivati all'osservazione numero 310, si procede da quella. Prego, Assessore. Buongiorno a tutti. Jacopo, scusatemi un attimo, Jacopo, volevo solo chiedere una cosa prima di cominciare col vedere le osservazioni, no? Siccome facendo l'esame delle osservazioni da casa, chiaramente qualche distrazione per una donna, passatemela, è ammessa. Dicevo, un paio di commissioni fa, nell'osservazione 96, vi volevo chiedere se era stata messa da rivedere, me lo potete controllare perché io avevo qualche dubbio su questa osservazione, no? Però dopo una distrazione mi aveva fatto perdere un po' sulla discussione dell'osservazione. E Sì, quindi. Michela, sì, l'abbiamo messa via. Perfetto, ti ringrazio Antonella. Vai, Prego. grazie. Anch'io te lo confermo, me l'era appuntato. Allora, Prego, osservazione signore. 310. Si chiede il cambio di classificazione da 1 a 2. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Da 1 a 2? Sì. Io invece la riterrei proprio un caso emblematico da 2, perché quel portico che è lì davanti non denota la caratteristica iniziale, è snaturato, perché i portici non ne facevano assolutamente una volta. Era questo l'edificio. Sì, vabbè, se dobbiamo, sì, ho Sì. capito, però. Ok. La vogliamo mettere fra quelle borderline, in modo che le riguardiamo tutte insieme? Questo è un pochino più. Per me sì, ci si può anche mettere, per me non è borderline, Simone. E poi se la vogliamo leggere, l'osservazione forse ci dà qualche spiegazione del cittadino. Però scusate, le foto ha messo soltanto quelle del portico, andrebbe visto tutto quel fabbricato lì. Però vedi che dice l'osservazione. Recentemente oggetto di manutenzione, restauro, risanamento conservativo. Insomma, magari se la leggiamo un attimino ci chiarisce un po' le cose. Sì, no, ma quello dice poco, Michela, oggetto di Dice che recente. va vista. No, nel senso è proprio il discorso dell'intervento edilizio in sé come portico che ha un po' snaturato. Il fatto del restauro, se avessi detto ristrutturazione edilizia sarebbe un'altra cosa, ma restauro tendenzialmente mantieni quello che è. Allora, a noi è capitato di vedere un caso, diciamo, simile, dove c'era un portico, diciamo, chiaramente oggetto di un intervento, insomma, di trasformazione. E poi però, se vi ricordate, non era l'unico elemento, c'era anche una modifica, dell'edificio. Fu in quella circostanza che il presidente della commissione, no, ci fece notare la questione della gronda, che si aprì anche tutta una discussione sugli spessori della gronda. Mentre qui a occhio, io vi dico quel che vedo a occhio, l'edificio è abbastanza intatto, anche dal punto di vista, per esempio, se guardate della copertura, per quel poco che si vede dalle foto, intendo dire. L'elemento dissonante è effettivamente il portico. Ora, e quindi al netto del portico sarebbe da 1. E quindi la domanda da farsi è se il portico sia sufficiente o meno a classificarlo 2. Siccome secondo me un caso così ancora non c'è capitato, io però decide la commissione, i commissari siete voi, lo metterei fra quelli diciamo borderline, ecco, per poterli riesaminare tutti Comunque, a per tutti. maggiori, se vi interessa, vi ho fatto vedere la scheda del PO, dell'RU, scusatemi, com'era nell'RU. E c'è in più davanti, questa veranda, il resto mi sembra uguale comunque. Sì, è la veranda l'unico elemento, Sì, diciamo. sì. Quindi va capito se una veranda è sufficiente. La veranda è sufficiente, infatti volevo fare questa domanda qui. A
Però effettivamente è un caso abbastanza specifico, no? Nel senso, il tipo di intervento sul fabbricato esistente, per la tipologia di intervento che ha determinato, può anche, come dire, mantenere una forma organica rispetto a quello che c'era. Più c'è una supervetazione, che è questo portico e questa veranda, insomma, che si sono state sommate. Quindi effettivamente noi non abbiamo a oggi una casistica di questo tipo, perché fino ad ora gli interventi su fabbricati storici che hanno comportato il valore ambientale hanno toccato direttamente il fabbricato, non accostando qualcosa, ma direttamente trasformandolo. E forse ha senso capire se in tutta la panoramica delle osservazioni ce ne abbiamo altri di casi simili per poi riuscire ad avere un trattamento comune, no? Mettiamola da parte allora, si rivede. Ok, però io voglio chiedere una cosa a Lucchesi. Incide il fatto di aver costruito questo porticato? È sufficiente a fargli cambiare da 1 a 2 il fatto di aver costruito questo porticato? Oppure doveva aver subito una trasformazione della sagoma dell'edificio? Ma sì, la cosa non è scritta da nessuna parte. Peraltro io avevo detto prima, guardiamo anche tutto il fabbricato come è stato ristrutturato, perché l'intervento era di restauro e risanamento conservativo, come ha detto Iacomini. Quindi, senz'altro era un fabbricato classificato 1 prima o 2, non mi ricordo. Il regolamento edilizio consentiva di fare queste verande. Ora, questa lì veramente non è granché come veranda, però nel momento in cui si prende una decisione, cioè il fabbricato è intatto e c'è soltanto questa superfetazione, è come diceva l'assessore, è da mettere da parte per vedere se ci sono altri tipi. Poi non è una casistica, diciamo, che l'abbiamo trovata in tanti altri casi, questa soluzione vita da veranda e basta. Quindi io anch'io la metterei da parte per vedere, cioè, quanti casi ci sono. E poi la Un'altra discutiamo. cosa, Lucchesi, scusami, il regolamento urbanistico gli consentiva anche l'ampliamento a questi edifici qui, Ma giusto? io non me lo ricordo, l'Antonella l'ha fatto vedere, non so se era uno o due, ma senz'altro sì, perché era un due questo fabbricato qui. Quindi consideriamo che già li stiamo penalizzando questi edifici, eh? Consideriamo quello, perché il regolamento urbanistico a ora glielo permetteva, già noi li stiamo andando a penalizzare. E questa gente chiede, anche questo, scusami, Lucchesi, questa gente chiede, mi sembra, per realizzare alla figlia la sua prima casa abitativa. Quindi consideriamo che questa roba già l'andiamo a penalizzare, eh? E quindi, insomma, mettiamolo da parte e consideriamo anche questo, perché fino ad ora, se potevano fare un ampliamento, sappiamo che li andiamo già a penalizzare, eh? Però l'Antonella ti dice com'è classificato dal PO e dal regolamento urbanistico, se potevano Il fare o meno. regolamento urbanistico lo classificava 2, ecco perché noi abbiamo rivalutato di metterlo, rimesso nell'1. Quindi il 2 consentiva un ampliamento. Quindi già considerate che li andiamo a penalizzare. Questo qui ci vorrebbe fare la prima casa alla figlia, insomma, vediamo un po' se vogliamo fare questo tipo di politica, eh? Se no, se non la vogliamo fare è un altro discorso. Ma io non la vedo scritta la politica della prima casa, ma dov'è? Forse nell'interrogazione intera? Ah, io guardavo la Vedi, sintesi, vedi nella sintesi. Riccardo, in fondo, no? Dice la modifica viene chiesta al fine di far realizzare alla figlia la sua prima casa abitativa. Ah no, l'avevo vista, allora la guardavo sulla sintesi e non c'era scritta. La casa c'è, mi sembra che esistente la casa, quindi. Ma io voglio dire una cosa, no, ma ora va bene, al di là di queste considerazioni giuste da valutare, però voglio capire, questa veranda, perché si parla della veranda, ma faccio per capirlo io, per avere un'idea. Siccome vedo che non è parte della casa, perché è il legno la veranda, sono quattro pali di legno messi lì accanto alla casa, quindi non è che va considerata la veranda per fare un cambio, ecco, volevo dire questo, o sbaglio io? Guardiamo la foto, lì sono quattro pali di legno con del... Credo del camicio sopra, cioè, Riccardo, non ha nulla a che vedere con il corpo con la sagra. evidentemente l'ufficio ha fatto considerazioni simili, no? Si è proposto la classificazione 1, quindi non è che quello che dici
è sbagliato. Forse è opportuno, visto che è il primo caso che ci capita così, metterlo da parte per poter poi vedere se ce ne sono altri e prendere una decisione, insomma, che sia per tutti uguale. D'altra parte, il ruolo della commissione su questa materia della classificazione è un po' anche quello, no? Di, chiamiamolo così, controllo e verifica, no? Di una equanimità di trattamento, no? Per cui metterlo da Infatti, parte aiuta a vedere se ci sono altri casi, a scioglierli in modo omogeneo, tutto qua. ma se poi riguarda la foto, perché a me mi sembrava quattro pali in legno col canniccio, eh? Così è la sensazione. A me mi sembrava pilastri in cemento armato. Sotto? O mi sembra quattro pali in legno? Sì, Riccardo vuole dire, Alberto, che si vede bene, no? Diciamo Il così. legno tendo sopra io, eh. Il palilegno e canniccio sopra, non è un corpo che si integra con la casa, lo vedi che è staccato dalla casa. Diciamo che è riconoscibile bene il corpo di fabbrica, cioè è un'addizione che però consente di leggere bene l'edificio a cui è annessa. Questo è fuori discussione, che l'edificio si veda bene com'è, pur diciamo su un'aggiunta che è significativa. Lo mettiamo da parte, mi sembra che l'orientamento sia questo, giusto? Sì. Sì. Ok. Allora, osservazione 318. Si chiede la modifica della schedatura A2, è classificato come 1, l'istruttoria è di non accoglimento. Vediamo. Tutto qui. La foto è così spezzata, Antonè? Ah no, eccola. Allora, qui mi sembra che, diciamo, gli elementi distonici siano semplicemente due, un po' il tetto, no? Secondo le cose che ci hanno spiegato, e forse un po' quelle finestrone in cima. Per il resto è da uno, insomma. Anche le finestrone in cima però erano tipiche, ci mettevano le olive lassù a prendere aria, non Ok. è quel caso lì e basta, eh. Ce ne sono altri casi. Ecco, ha fatto bene Roberta a dirla questa cosa perché a me, per esempio, mancava questa chiave di lettura. Se è così, io non avrei dubbi. Non so, con gli altri commissari. Procediamo? E per me sì. Allora, 325. Allora, si chiede la classificazione 2. In questo momento non è, diciamo, non è classificato come storico. Vediamo. Ah, scusate, non ho detto il parere dell'ufficio. È di parziale accoglimento con l'attribuzione del numero 1. Vediamo. Grazie.
Direi che rispetto ai criteri che abbiamo adottato si possa andare avanti, no? Per esempio, su questo non avrei nulla assolutamente da dire. Su quel non precedenza, sono stato zitto, ma il tetto era stato rifatto, era stata cambiata la gronda e mi sorprende che Jacopo non sia intervenuto valorizzando questo tipo di caso. Comunque, avanti, vai, questo non c'è nulla da dire, avanti, avanti. No. Questa qui, secondo me, però, bisogna che l'ufficio riguardi l'accoglimento, perché se si va a leggere la motivazione, si dice di modificare la classificazione, invece è la classificazione, cioè lui chiede. Va bene, se ne è già annotato l'Antonella. Ma te dici la risposta istruttoria, Roberto? Sì, c'è scritto di modificare la classificazione, Diffuso quello lì. perché. Cioè, non è chiara perché lui dice: ma avete classificato? Non classificato sostanzialmente, dice, perché sono senza un numero. Me lo Gli date ha un chiesto numero? di Sì, non va modificata, ma Sì, attribuita. me lo sono segnato, me lo sono segnato. Ok, allora. 322 si chiede la modifica da 1 a 2, accolta. 32. 300, sì, scusate, 32. Si chiede la modifica da 1 a 2, parere istruttorio di accoglimento. Per quanto mi riguarda, non ci sono dubbi. Resta la commissione. Sì. Allora, 337 si chiede la modifica della classificazione da 1 a 2, istruttoria di non accoglimento. Giacomo, ascolta, sono in commissione anche stamani. Bisogna sentirci verso mezzogiorno e mezzo. Poi Jacopo, spengi il microfono. Allora, qui chiedono da 1 a 2 non accoglimento, è l'istruttoria dell'ufficio. Avanti, avanti. Poi, 339, da 1 a 2, istruttoria di non accoglimento. Vado avanti se non ci sono osservazioni. Non è ora è classificato 1, si chiede che diventi 2, istruttore di non accoglimento.
Commissione? Avanti, avanti. Sì, per me va bene. 363. In questo si chiede di classificarlo 2, l'istruttore di non accoglimento, e in questo momento è classificato 1. Anche rudere non vedrei male io una cosa. Eh sì, qui siamo al confine fra 1 e rudere. Secondo me è più rudere, anche per me. Sì, ora qui secondo me c'è un problema tecnico che non ce lo dobbiamo dimenticare. Cioè il cittadino è un 1, no? Questo, e ci chiede di passare a 2. Non so se noi possiamo dire rudere. È così... No, non penso proprio, vabbè, dai. Guardi, no, quando mi ha detto non è classificato, dammi il 2, gli abbiamo dato l'1, eh? È alla stregua di questo, eh? È un po' diversa, Alberto, perché quando non è classificato, no? E te gli dai 1, gli dai delle possibilità in più. Pensa al cambio d'uso al di là della prima casa, no? Invece è classificato 1, no? Qui, e lui ti dice dammi 2, gli dai rudere. Lo penalizzi. Lo penalizzi e potrebbe essere fuori da... Insomma, è un po' delicato questo aspetto qui. Ma con rudere, come si vide l'altra volta, non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Quindi, quindi lui, se ora gli diamo i rudere, prima aveva l'uno, e lo penalizziamo senza la possibilità di fare osservazione. Io ho qualche dubbio su questo. D'accordo, d'accordo. Allora lasciamo 1. Lasciamolo com'è. Tanto più che borderline. Allora, 365, giusto Antonella? Sì, da, sì, vai, vai, vai. Da 1 a 2 sempre. No, scusate. Sì, sì, da 1 a 2. Ma qui c'è qualcosa che non mi torna. No, aspettate un attimo, eh. Fatemelo vedere qui. C'è qualcosa che non torna o nella sintesi o nell'istruttoria. Parzialmente accolta dove? È appunto, Riccardo. Siccome nella non sintesi... Capito, è... appunto cosa, ma che avevi... Ah, no, non ho capito quello che avevi detto prima. Allora, guarda un attimo. No, no, ho detto che c'è qualcosa che non torna nel registro delle osservazioni su questa osservazione. Non era schedato, chiede il 2, l'ufficio gli ha dato l'1. Ecco perché è parzialmente accolto. Va modificata la sintesi, cioè va bene l'istruttore ma non tornava la sintesi. Vediamo. Infatti è un non schedato, sì, non c'è in cartografia. Allora modifichiamo la sintesi, ricordiamocelo. Va bene, direi che tutto torna. 376. Si chiede da 1 a 2, istruttoria di non accoglimento. Questo è quello che ci hanno allegato. Dalla foto provo a vedere sull'RU, guarda, datemi 2 secondi, proviamo a vedere sull'RU se si vede meglio, eh. Beh, questa è una veduta natura morta. Lo conosci, Jacopo? No, te l'hai conosciuta? Guarda il sito.
Fammi rinvenire. Ho capito dov'è. Ah, certo. Sì, dietro casa tua. Ho capito anche Chiara. Ho capito. L'è proprio vicino. Ah, ecco, vedi, c'è qualche foto in più. Sì, quella, questa è dell'RU, evidentemente con il tempo è diventato quello. Vabbè, c'è un po' di roba sopra. Sì, è questo, è questo, è questo, è questo. Le lamine, sì, ho capito. È questo qui. Vai di recente. Ma cosa chiedeva da 1 al 2? Sì. Sì. Ah, okay. Dall'1 al 2, ma poi chiedeva qua giù, vedi, funzione abitativa o turistico-ricettiva, perché c'è già della roba sportiva, vedi, intorno. Non so se ci poteva fare anche del turistico-ricettivo lì. Ovviamente la classificazione 1, che a me sembrerebbe appropriata, li consente tranquillamente il recupero a scopo abitativo. Sì, ma turistico-ricettivo non so se lì ce lo può fare. Sì, perché lì poi ci... Sì. A livello urbani, di norma urbanistica è consentito. Poi è un sacco di roba, Michela, l'hai in mente? Sì, infatti, l'ho in mente. È per quello che ti dicevo, anche il turistico ricettivo, magari lì, tipo bed and breakfast, queste cose qui, no? Che si diceva anche... Insomma, poteva essere anche bellino lì, non lo so, insomma. Ok. Va bene, questo sembra un 1. Quindi cioè l'ufficio cos'è? 1, questo qui. Che roba? Sì, esatto. Poi, Antonella, mi sono perso, siamo alla? 3, 7, 8. Perfetto. Allora, si chiede la classificazione 2, non accoglimento. In questo momento non è classificato, se capisco bene. Vediamo. No, è classificato 1 allora. Chiedo scusa, non capivo dalla sintesi. È così, non c'è neanche una foto allegata. Ah! Questo è tutto. Allora mettiamolo da parte come quelli che non ci hanno foto allegate. Sì, si è già fatta sta. Ok. Poi 382. Da 1 a 2, istruttoria di non accoglimento. Aspettate, secondo. Devo fare tre cose. Non c'è altro, tutto qui. In quella di prima, Antonella, ho detto da me che si metteva da parte? Ah no, quella di ora. Quella di prima senza la foto, sì. Ah, la 382 è questa? Sì. Questa foto che ha. Assomiglia, secondo me, ad alcuni di quelli dell'inizio che abbiamo messo da parte. Questo, però è la mia opinione. Io lo metterei da parte. Perché oggettivamente di uno questo qui a poco, secondo me. Non mi sembra che assomigli tanto a quelli che abbiamo messo da parte, Simone. Mi sembra molto, molto più. Mi sembra un duo questo. Chiaro, sinceramente, però fate come vi pare.
Allora, mettiamo da parte se ti guarda, vai. Volevo chiedere una cosa. La foto a destra è quella prima e quella a sinistra è quella di ora? No, no, è come ora, dietro e avanti. Fronte e retro, sì, dell'edificio. Però quando si guardano questi fabbricati bisognerebbe anche far mente locale di dove sono inseriti, perché questo qui è di pianura, quindi ha una caratteristica, diciamo, di un edificio colonico di pianura. Invece i più sono in collina, negli oliveti, e hanno altre caratteristiche. Quindi questo qui, probabilmente, che è vicino lì a campi sportivi, cioè, praticamente va visto in quell'ottica lì. Sì, secondo me assomiglia un po' ad alcuni di quelli sulla pianura che abbiamo messo da parte. Può darsi che il livello di compromissione sia maggiore. Io non ho francamente tutti gli strumenti per arrivare a questo tipo di dettaglio, però lo metterei da parte, così almeno li confrontiamo, no? Poi questi casi un po'. Ma si può rivedere un attimo? Dicevo, ma volevo chiedere, questa parte qui più piccolina, no? Che c'è? Destra, sì. No? Eh? Nella foto di destra o di sinistra? Sinistra, ma anche di destra, quella parte di... Cioè, qui non sono aggiunte. Secondo me quella di destra è sicuramente un'aggiunta e probabilmente, come diceva Jacopo, il servizio igienico, perché queste case non ce l'avevano, no? Cioè, la casa colonica aveva il comodo nella porcilaia, quindi con l'evolversi, diciamo, dei bisogni moderni, tipicamente il bagno viene aggiunto sotto il vano scale, no? Infatti vedete che è centrale, lì probabilmente c'è il vano scale e dal vano scale si accede al bagno, questo di destra. Quello di sinistra secondo me poteva essere o un fienile, diciamo, o un annesso della casa colonica che chiaramente è stato rimaneggiato per funzioni residenziali. Ecco, quindi uno... Eh sì, quello di destra è sicuramente una superfetazione. Secondo me quello di sinistra è semplicemente un rimaneggiamento, ma di una struttura preesistente. Poi, già che ci sono, volevo dire che è vero che va bene metterlo da parte, però secondo me qui inganna molto l'intonaco, eh? Cioè questo intonaco un po' così da città, cittadino, sembra un po' mascherare in realtà una struttura sostanzialmente mi sembra integra, però è una mia impressione. Ora siamo usciti. Va Stavo bene. solo cercando se trovavo altre foto, tutto lì, scusate. Ah, giusto, giusto. Ma infatti non ci sono altre foto di questo edificio qui? Nell'osservazione no, nell'osservazione sono tutte quelle che vi ho fatto vedere. Guardavo un attimino se riuscivo, 500, questo qui, a Sì, vedere. guardiamo. Se lo vogliamo mettere da parte non ci starei a perdere tanto tempo, se la discutiamo allora ci rimaniamo sopra ora, no? Sì, è incluso quella vecchia, però sulla porta 80-90. Si vede poco. No, al momento dell'RU era proprio, si vede molto molto male. Io lo metterei da parte, secondo me, per i criteri che abbiamo adottato, è Ok. prudente metterlo da parte. Ok. Allora, siamo alla 385, se non vado errato, l'Antonella mi corregge nel caso. No, no, vabbè. Chiede la classificazione di un edificio di provata esistenza storica. Quindi non schedato in questo momento come storico, istruttoria di non accoglimento. Vediamo. Se siamo Basta. senza foto, la mettiamo da parte. Senza foto. Poi,
393. L'edificio non ha più le caratteristiche di pregio architettonico. E quindi se ne chiede la classificazione 2 accolta istruttoria. Vediamo. Siamo nel borgo di Metato, eh? Questa pagina iniziale, tutti questi sono vinti, perché sono aperti con la rete. Mentre quelli... Per me va bene. Anche per me. Vado avanti. 394. Qui si chiede una classificazione. Quindi io volevo capire una cosa, però, scusa, nell'osservazione di prima. Ma essendo nel borgo storico, no? Crea qualche problema o no? Essendo proprio nel borgo storico di Metato. Il fatto che non ha più... va bene, non ha più funzioni, non ha più... Si sono isolati, Riccardo, nei centri storici che hanno nel loro complesso un valore architettonico, un valore ambientale. In questo caso qui l'isolato, tra virgolette, è composto soltanto da questo fabbricato qui e dal terreno che gli si allunga intorno. Quindi in sostanza non è che lo escludiamo dal centro storico, semplicemente diciamo che quell'isolato lì ha valore ambientale. Ok. Ok, 394. Qui mi pare non schedato e se ne chiede la classificazione come edificio di valore ambientale. L'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento. Mi sembrerebbe che dubbi non ce ne siano. 390. Scusa, Simone. Simone, scusami, ma che roba è questo qui? È muratura? Esiste? Sicuramente non ha. Questa era una vecchia capanna che è stata trasformata in quell'oggetto lì. Era una capanna coperta con paglia, come usavano delle volte, ricovero per le pecore. Ma e quindi qualcosa c'è? Cioè, no, come si fa? Dici che non... Ma voglio dire, allora non gli si scheda in niente, nel senso, esiste. È un recente, e fa quello del recente. Ah, rimane un recente, essendo un recente quindi c'ha anche più opportunità. No, ha più opportunità se è un abitativo, se non è un abitativo ce n'è meno. Ah, solo se è un abitativo recente. Ma si può costruire una, cioè, è una domanda la mia per capirlo. Cioè, se era una capanna la possiamo fare in costruzione? Riccardo si domanda se è possibile un intervento di quel tipo. L'avrà condonata, senz'altro, Ho capito, non lo so, l'avrà condonato senz'altro, cioè bisogna saperlo, no? Certo. Lui cita un'autorizzazione di titolo che ha generato questa costruzione. Come? Dicevo, dipende dal titolo che ha generato questo fabbricato, perché essendo di muratura, come dice Roberto, sicuramente ha un titolo. Nel momento in cui ha un titolo, se ha destinazione residenziale, ha delle potenzialità. Se ha destinazione come rifugi, servizi, eccetera, avrà delle alte potenzialità. Insomma, a seconda della destinazione che il titolo gli ha restituito nel tempo, potrà adeguarsi, migliorarsi, come diceva la Michela, al pari di qualsiasi altro edificio recente, posto che abbia il titolo, ovviamente, cioè che abbia un permesso rilasciato nel tempo.
Diciamo che quello che dobbiamo valutare noi in questo momento è se ha le caratteristiche per essere inserito nell'ambito degli edifici che hanno un valore storico. Ed è evidente che queste caratteristiche non ci Non sono. ce l'ha. Allora, 396 si chiede la classificazione 2, in questo momento fa parte dell'edificato recente, se leggo bene la sintesi, non accolta l'istruttore dell'ufficio. Quindi da recente a due, Simone? Da recente a 2, sì, ora d'ora in poi uso questa espressione che è un po' più chiara. Direi che anche qui dubbi non ve ne sono. 401. Scusa, io volevo capire anche un'altra cosa, ma questo è un edificio staccato o è una pertinenza? Ecco, cioè, mi volevo capire, l'ho visto inserito. Beh, da qui non si capisce, Riccardo, potrebbe anche essere una pertinenza. Anzi, è probabile che lo sia, però non lo capiamo da qui. Se comunque sia, anche vi fossero stati gli estremi per classificarlo, se poi è una pertinenza, non si possono fare sulla pertinenza gli interventi che sono previsti per gli edifici autonomi, insomma. Quindi questo poi, diciamo, è nell'istruttore edilizia che va verificato nel momento in cui c'è la richiesta. Ok? Poi, 401. Qui leggo già che non c'è la documentazione fotografica, quindi se è così la mettiamo da parte. La mettiamo da parte, abbiamo fatto questa scelta, le mettiamo da parte tutte quelle senza documentazione Ascolta fotografica. Simone, una cosa però, in questa osservazione, nel testo, al di là della classificazione, chiedo una cosa che riguarda gli interventi, più che la normativa, intendo dire, no? Se vai sulla parte, Antonella, della richiesta, ci se ne accorge. Sì, lui chiede di modificare il profilo in altezza del fabbricato. Riducendolo, perché dice in sostanza che da fare via una torre, o torre, è un, insomma, un corpo molto sviluppato in altezza e probabilmente non ci sono le condizioni per un recupero. Ora, allo stato attuale non è classificato, com'è il discorso? Cioè, Invece sembrerebbe a leggere dalla sintesi che lo fosse classificato. è uno. Lui dice, chiede una declassificazione, dice. In questo borgo di Fibbiale, il castello su in alto. Sì, non mente bene. La mettiamo da parte, tanto quelli senza foto si è detto si faceva così, no? Per poi Sì, ecco, avere. ma qua, mettiamole da parte, ma dopo quelle senza foto che facciamo? Dobbiamo decidere, facciamo anche un Andiamo a approfondimento. vedere. Cioè, No, facciamo un approfondimento giuridico, nel senso che cioè andiamo avanti. un conto è la commissione che ha dei dubbi, no, Riccardo? Cioè, ci sono le foto e abbiamo dei dubbi. Un conto è, diciamo, l'assenza di alcuni elementi che per un'osservazione sono fondamentali, eh? Cioè, lo dico perché abbiamo un ruolo molto delicato, non è che possiamo sopperire Ma alle appunto, carenze. volevo Quindi capire che significava metterla da parte, cioè rivedere, se si rivedrà la stessa cosa. no, intanto significa Vada a vedere. prendere, significa metterla da parte, significa intanto decidere se quelle che non hanno le foto sono esaminabili o meno. Anche l'ufficio bisogna che su questo magari faccia un approfondimento istruttorio. Ho capito, ma io la voglio vedere, no? Dopo, cioè, scusate, non è che ci sarà un approfondimento giuridico, ma vogliamo vederlo, no? Com'è lo stabile, andiamola a vedere per renderci conto. Volevo dire questo.
Sì, io volevo dire che se è ammissibile la vai a vedere, se non è Ah, se è ammissibile non la ammissibile. vai Ah, a vedere, ok. no? Questo. Siccome è delicata questa cosa, perché le osservazioni sono un contributo al piano, no? Quindi non è che, diciamo, la legge prevede particolari formalità, però è anche vero che alcuni elementi minimi ce li devono avere. Quindi io ho l'impressione che anche per fare le cose, diciamo, fatte bene, un minimo di approfondimento anche tecnico giuridico Giusto, vada giusto, fatto. giusto, giusto. Però Simone, non penso che la legge vieti alla commissione un sopralluogo, eh. Ora poi andate a approfondire queste cose, però se la commissione ha dei dubbi o vuole fare degli approfondimenti sul posto, non penso che la legge glielo vieti, eh. Nell'osservazione ammissibile, Michela, sì, è come dici te, cioè è ammissibile, allora poi dopo la commissione fa tutte le scelte che vuole. Se invece non fosse ammissibile, ma sto ragionando in astratto, va approfondito questa cosa, se non è ammissibile, non è ammissibile, cioè a quel punto te hai l'ufficio che ti dice, guardate, non possiamo prenderla in esame. La legge sicuramente non dice niente. Perché non è che credo, almeno io credo che non dica niente, però c'è tutta una Ma giurisprudenza. dal momento che ce l'hanno messa nel registro delle osservazioni e l'hanno verificata, forse allora non l'avrebbero neanche presa in considerazione se non era ammissibile in istruttoria, penso, no? Cioè, dal momento che l'hanno messa nel registro delle osservazioni, poteva essere vista come osservazione, cioè quello che penso io. Se non era ammissibile, forse non l'avrebbe neanche presa in considerazione l'ufficio. No, ci devono Nel essere tutte registro ci vanno messe tutte le osservazioni. No, pensavo una cosa non ammissibile non fosse neanche, cioè fosse scartata in partenza, come ti posso dire, dal momento che viene sotto la commissione, pensavo e che l'ufficio l'ha controllata, pensavo che comunque sia qualche elemento di ammissibilità ce l'avesse avuto, come ti posso dire, capito? Noi le mettiamo tutte nel registro. Questa non è stata accolta perché manca la foto, si può discutere su quello eventualmente. Se manca la foto, andarci a fare un sopralluogo, come diceva Simone. Quando sono tutte da parte, uno decide la strada. Però Va bene, noi una dai, tanto motivazione era un all'osservazione il Consiglio Comunale la deve dare. Ok, andiamo avanti. Quattrocentodue. Stessa cosa di prima. Quindi la mettiamo da parte. stesso richiedente su tre particelle, anche quella dopo. Sì, quindi la 401, la 402 e la 403 sono tutte prive di foto e sono tutte dello stesso richiedente che quindi ha scelto questa linea e l'ha portata avanti. E niente, quindi li mettiamo tutti da parte. Si va quindi alla 408, dove per quello che riguarda la parte cartografica si chiede di passare da 1 a 2. Vediamo, ed è il di accoglimento l'istruttoria. Ah, scusate, però credo di avervela restituita male a livello di sintesi. Le richieste sono due. Cioè, intanto si chiede di inserire anche un mappale in più diciamo, nell'ambito della configurazione planimetrica. Cioè, è sfuggito un mappale. E inoltre si chiede il 2, è accolta. È accolta. Come proposte dell'ufficio. Avanti. Infatti, perché mancava il 2 nell'RA, vedete? Sì. C'era l'1 poi e ci è stato dato un 2. C'era un po' di confusione nelle cartografie. Aspettate, ora arrivano le foto, eh.
Però io non ho capito una cosa, Antonella, ma ne abbiamo schedati due. Ecco, sì, abbiamo dato un 2, mi sembra. La richiesta era... No, ma sono due fabbricati o uno solo? Allora no, è un tutto questo, allora la 3, vedete qua, nella cartografia, la cartografia del PO, è questa qua, guardate, è questa qua. Noi cosa gli abbiamo fatto? Gli abbiamo allargato questo resede e incluso anche tutta una tettoia che aveva. E poi abbiamo levato l'1 mettendo tutta quest'area RA 2. Ok, rivediamo le foto. Sì. Allora, questa è la tettoia che abbiamo inserito, che c'è il cancello, ok? Gli abbiamo allargato la resede. E tutto l'edificio è questo qua che vedete. Questa è la tettoia e questo è il dietro del fabbricato. Quali sono lì? Per me non ho dubbi, io, insomma. Siamo nel nucleo rurale. Quali sono gli interventi che determinano che è un 2 questo qui? Io lo denoto l'impianto storico, perché non è che ci sono stati degli ampliamenti, cioè si vede l'impianto, no? No, per capire la linea che dobbiamo seguire, no? Perché? È tutta questa roba qua. Appunto, tutti questi volumi qui aggiunti, Alberto, mi sembra che siano... Tutta questa parte. Mattoni, no? Non capisco bene i volumi. Sono queste verande qui o queste qui basse rosse? La veranda va bene, però anche appunto questa roba qui ha un piano soltanto, nella tendenza, questa vetragiona qua. Ecco, questa è aggiunta, no? E è un volume perché è chiuso, Come quello a Capezzano che ha fatto, come quello a Capezzano sulla via Sarzanese che ha fatto quel volume in più, basta quello per fare il 2? Questo è un po' peggio, anche a me sembra una parte anche questa qui. No, ma mi va bene, a me mi va bene sapere la linea, nel senso stabilita una, stabilisce per tutti, eh? No, non ce n'ho più, basta, non ce n'ho più. Simone, non si può mettere da parte con le altre anche questa? Come volete. Scusa un attimo, volevo capire tutto questo volume qui, no? Cioè, ora, da questa parte qui sembra tantissimo, dall'altra parte sembra poco, io non capisco. Sembra tantissimo. Non ho capito che vuoi dire, Riccardo. Sì, quel volume aggiuntivo mi sembra tanto visto di lì. Ecco, me lo fai vedere qui solo? Si può vedere? Allora, se te guardi la planimetria catastale, Riccardo, vedi, allora la parte che si dice originale, può darsi che era questa qua. Spostala più in alto, Antonella, non la può vedere. Scusatemi. Allora, vedi il catastale? Allora, la parte quella più dritta sembrerebbe la parte quella storica, no? Quella che c'ho il mouse sopra. E la parte tutta questa dietro è tutto quello che abbiamo visto nelle foto. Ti vedete, tanta roba. Aggiunto, infatti è tanta roba. Comunque, se volete, la mettiamo da parte per un confronto migliore con altre situazioni. È tutta questa qui, quella aggiunta, quelle due cose che appunto dico, che è la consistenza, mi sembra, del corpo storico. Mi sembra, no? Più o meno. Questa è la consistenza, questa qua è la parte. Ma se quell'altra è tutta aggiunta, tanta roba quella aggiunta, volevo dire questo. Devo dire, Riccardo, ha già fatto anche troppo. No, volevo dire che non è una piccola per me possono fare di più, ci mancherebbe altro, non sono lì. Io per confrontarle con quelle che abbiamo messo da parte nelle altre zone, mi sembra di là era una porzione piccolissima, qui mi sembra sia quasi il 50% di nuova costruzione. Cioè, non lo so, però... Allora, secondo me il livello di trasformazione qui è maggiore, però può essere utile metterla da parte perché questo ci aiuta meglio a individuare il discrimine, no? Cioè, quando poi andiamo a rivederle tutte, si può con più chiarezza dire, no, perché si sceglie una strada piuttosto che un'altra, Quindi se vogliamo, siccome Alberto aveva, io lo metterei da parte, se siete d'accordo, va bene? Sì.
Poi quattrocentodiciassette. È un 1, se ne chiede, boh, no, forse 2 si chiede, sì, 2, istruttore non accoglimento, vediamo. Pronto? Jacopo, il microfono. Anche questa qui va vista. Perché Riccardo, che ci vedi? Io non so, intanto ci vedo il tetto, non lo so, magari se la giudica Jacopo è anche meglio. No, ma prima Alberto mi ha chiamato in causa per quella situazione di quell'osservazione, una delle prime che abbiamo visto, che mi sembra confrontabile con questa. Infatti, è vero. C'è una Pensa, fotografia. vabbè, il tetto sui fabbricati a capanna veniva fatto in quel modo lì, la getto sulla parte stretta veniva fatta con le mezzane, come l'ha fatta Sì, lì. per esempio sulla E parte stretta. la tonda è fatta forse un Realissimo, po' ma più l'altro. larga dell'uso, ma obiettivamente, insomma, questo tetto qui è passabile assai, via. Sì, rispetto a tanti altri ha ragione Roberto, non c'è nulla da dire. No, più che altro mi pare che aveva mantenuto anche le finestre, cioè le aperture, ecco, questo sì. Anche la persona. Non c'è traccia di nuove aperture. E poi, ecco. Mi sembra anche di vedere che sia all'interno di un nucleo, perché dov'è? A Buchignano, sì, è all'interno di un nucleo. Insomma, una lettura omogenea mi pare che l'abbia, no? Rispetto anche al resto del contesto. C'è una gronda un po' più spessa su un paio di lati, poi il resto è intatto. Dicevo quello, Sì, però è un livello, diciamo, di io dicevo quello. Ok, trasformazione molto basso. Allora. ci ritorni Antonella sulla foto un attimo. Bellina, ma grandi trasformazioni, forse, non lo so. Me lo dico io, era così quel fabbricato lì, l'hanno toccato pochissimo, hanno rifatto solo il tetto, hanno lasciato le tavole, vedi, sopra le porte, sopra le finestre, come usavano una volta. E addirittura non hanno nemmeno intonacato in certe parti. Permessi, può andare avanti. Sì. 400. 21. Qui si chiede da R la classificazione 2, l'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento in 1. Mi sembra un tipico caso da uno. Poi 422. Allora, un'osservazione articolata per quello che riguarda la parte cartografica si chiede un 2. L'istruttoria è di non accoglimento.
numero è la 422-25, no, capito? 22. Questa è quella del nucleo di Peralla che ci abbiamo discusso, che non si capiva neanche la richiesta fatta perché voleva togliere un pezzo di area che non era sua. Sì, allora il problema, diciamo, di Peralla, tanto si parla dell'oggetto ovviamente, non del soggetto, è che si tratta di un complesso fatto di molti edifici. Quindi è vero che sono anche edifici molto diversi tra di loro, non sono tutti uguali. Dare una classificazione 2 a tutti, insomma, è sbagliato. È chiaro che questo sarebbe da piano particolareggiato, forse, no? Cioè è un borgo molto particolare, quindi... Chi amministrerà nel futuro, se ci fosse una proposta, no, di piano preciso, specifico, lo potrà valutare, insomma. Che sono edifici molto diversi, insomma, per chi conosce quella realtà, ce ne sono di veramente di tutti i tipi. Però proprio per questo motivo la richiesta di classificarli tutti e due è un, insomma, non tiene conto di questa diversità, ecco. Si va avanti? Un attimo. E fino ad ora, Simone, com'erano questi R3? Non lo so com'erano, Michela. Lucchesi? Non me lo ricordo. E alcuni sono andati anche col condono, tipo la Torre. E no, qui forse hai detto bene, sarebbe più da piano particolareggiato. Ma tant'è che lo dice anche sull'osservazione, dice di introdurre una scheda norma, però la scheda norma senza una... cioè c'erano le condizioni per valutarla come scheda norma nell'edificato, nello storico, via. Cioè qui ci vorrebbe una proposta progettuale su tutto il borgo da parte della proprietà. Allora poi uno la può valutare e costruirci sopra anche una scheda norma, non nel senso perequativo del termine, nel senso proprio appunto del piano particolareggiato, no? Cioè andare a vedere edificio per edificio che cosa si può fare in modo che il complesso, diciamo, del borgo preservi le sue caratteristiche di qualità e di identità, ecco. Quindi l'osservante, tra l'altro, lo dice lui stesso, insomma, e però ci vuole una proposta, se no diventa complicato, ecco. Quindi davvero, chi amministrerà, se ci fosse una proposta complessiva, positiva, perché no, insomma. Ci sono veramente edifici di vario genere. Io mi rendo conto che una classificazione omogenea fuori da una scheda norma magari sia in alcuni casi appropriata, in altri no, però ci vuole una proposta progettuale per poter fare qualcosa di più specifico, insomma, ecco. Poi 425. Si chiede la classificazione, no, si chiede da 2 a recente, istruttoria di non accoglimento. Per me non ci sono dubbi. Anche per me è un 2 questo. 426. Qui si chiede, anche qui, se capisco bene, sì, da 2 a recente, in questo caso invece l'istruttore è d'accoglimento. Vediamo.
Queste mandolate qui? Appunto. Allora, avete all'ufficio sia questo che l'altro? L'avete documentati in termini storici o non storici in relazione alla presenza? Abbiamo guardato il castore, Jacopo. L'altro c'era, questo no. Ecco. Cioè, questo non fa parte dell'impianto storico? Non solo dell'impianto, proprio del catasto Ma storico. lo dice sull'osservazione, l'ha costruita nel 71, quindi l'ha costruita anche dopo il 67. Ok, va bene, allora non ci sono dubbi, nel senso che la tipologia poteva far pensare a qualcosa di storico, invece sarebbe, è un recente, via, ha anche la storia del recente. Va bene, per me non ci sono dubbi. Qua... Cos'è la 428 questa qui? No, la 26. Poi 428. Allora, nel piano è considerato recente, si chiede il passaggio a 2, l'istruttore di parziale accoglimento con l'attribuzione dell'1. Vediamo. Da recente a 2, Simone, se gli si dà 1. Da recente a 2, è detto. Da recente a 2 gli si dà 1. Sì, perché era uno schedato, capito, Michela? L'assessore ti dice recente perché attualmente è nel recente come tipo di tipologia di classificazione. Ripeto, Michela, se un Ah, era edificio. uno schedato. Ah, Esatto, sì. scusatemi. Un non schedato, quindi ricorda a tutti che la classificazione rende più facile il cambio d'uso se non c'è l'uso abitativo. Vabbè, questa ha proprio le caratteristiche dell'uno, insomma, questo è proprio uno, eh? Cioè non ci piove. Non avevo capito che era uno schedato. Sì, da ora in poi dico recente invece che non schedato, perché non schedato può far passare l'idea che è un edificio che non esiste, no? Per il piano, invece esiste come? Allora, siamo alla 446. Anche qui, se capisco bene, qui manca la foto, manca la documentazione fotografica. E quindi mancando la documentazione fotografica la mettiamo da parte. Ma Va bene. però l'ufficio, visto la parzialmente accolta? Ma la prima parte è un chiarimento normativo e basta, Michela. Ah, però non. Ah, È parzialmente accolta perché il. sì, è vero, è vero, era un'assenza di documentazione fotografica, ok. Poi. 451. Si chiede il passaggio da 1 a 2 ed è accolta. Vediamo. Vabbè, per me non ci sono questioni. Poi. Allora, quale sarebbe l'intervento? Com'era prima questo fabbricato? Si può vedere, Antonella, ce l'hai? Ora guardo, eh.
Insomma, qualche ritocchino ce l'ha avuto. Sì. Questo, come diceva la Manola qualche commissione fa, diciamo, è la prova che bisogna stare molto attenti, no? Quando si fanno le scelte urbanistiche, perché poi al di là dell'edificio, Era questa è. un tipologico comunque, era un R2. Questo è quello che diventa quando vengono fatti gli interventi. Questo è un R2. Ma almeno ora lo vivono. Se lo lasciavano stare era tutto intero, Antonella. Sì. Dire con l'R2 hanno fatto l'ampliamento, perché poteva fare, l'hanno fatto l'ampliamento con l'R2, capito Michele? Non è che lo hanno Sì, ma ti fatto con dicevo l'R1, tesoro, eh. ora qualche cristiano lo vive, se no era tutto in terra ora. No, ma la mia critica era a certi interventi, non il fatto che a volte ti dividi, però che già con le regine quello Oh, facevo. Simone, dimmi tutto. No, dico, per l'amor di Dio, è come dici te, possiamo dire Sì, con certo. serenità che l'ambiente è stato, diciamo, di parecchio peggiorato. Ecco, almeno questo Certo. dobbiamo dire, no? Però tesoro, è per quello che ti dico, l'ufficio c'è apposta e chiaramente, te l'ho detto, sempre l'occhio vigile, no? Su certe cose che poi, su certi permessi che andranno dati per rifare appunto e per ristrutturare queste cose, no? Se c'è un controllo, poi dopo si sta attenti che non vengano deturpati, però la Lo dici possibilità te che non è va data. possibile? Dimmi Daniela, dimmi Daniela. No, Andiamo tesoro, io non avanti. te lo posso dire, ma chi ha le Benissimo. competenze lo saprà. Dai, ciao, 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 ciao. Ricordiamoci sempre, quello che ha detto Roberto, noi guardiamo lo stato di fatto, non siamo poi in grado di valutare se Esatto. tutto è, diciamo, conforme alle norme, perché il nostro lavoro non è ovviamente quello di verifica, diciamo, dello stato di fatto dell'immobile sotto il profilo della conformità ai titoli. Allora, Per andiamo carità, avanti. questa parte. Quattrocentosessantatré. Allora si chiede ma la parte bassa era come era prima. Si vede male però. scusa, la parte bassa è il dietro. Come dire, dietro è brutto così e davanti è rifatto Eh, ma tutto, sono quei no? classici villini che sono al lido, no, Riccardo? Scusa Antonella, io sono in difficoltà sulla sintesi dell'osservazione. Aspetta, perché non l'ho letta. Ma Allora, io. aspetta, no, perché. La sintesi, vediamo un po' cosa. La sintesi, guardiamo cosa chiedeva. Infatti, che non, diciamo, almeno a me Allora, non questo è è quello chiaro. che chiede. Cioè, ma chiedo un B sostanzialmente. Chiede insediamenti di impianto moderni o storicizzati. Sì, Quindi cioè chiedo un B. noi li abbiamo classificati in A1A, ok? Perché abbiamo ritenuto che la tipologia era di A1A. Lui Quindi chiedo evidentemente un B. lo chiede, ma noi mi sembra di aver dedotto che, vedi, insediamenti classificati impianto storico, formazione A. Sì, no, no, ma non capivo cosa chiedeva. Quindi E chiede se è stato un A1B, cioè passare della classifica della. Chiede il B, insomma, per essere chiari, chiede il B. Esatto, però per noi abbiamo valutato che essendo un villino tipico del Lido, con la sua storicità, abbiamo
detto di conservare questo tipo di tipologia. Okay. Ovviamente l'edificio è questo qui, il rosino che si vede, no? In foto. Se l'abbassi, cioè davanti è così e dietro è quell'altro. Sì, sì, questo è il dietro. Questo è il dietro. Mamma mia, che bruttura. Lo so. Vabbè, è chiaro che non ha caratteristiche per essere inserito in B, questo mi pare evidente. Siamo tutti d'accordo, no? Soprattutto il fronte, ecco, poi il dietro è un po'... Infatti, dicevo, il fronte sì, il dietro, ma resto perplesso, ti dico la verità. Simone, ma tra A e B che differenze ci sono? Ora queste mi sfuggono a me, È che nell'abitativo il B fa più interventi, no? Questo è già un abitativo, ovviamente, siamo al Lido di Camaiore, Michela. Sì, certo, quello sì. Ma il B che interventi farebbe qui? Perché qui mi sembra che ci sia... Cioè, per essere chiari, il B non garantisce la tutela di quel fronte che si è visto prima. Ah, ecco, perché insomma qui grandi interventi poi non mi sembra che ci vengano fuori. Sì, tra l'altro c'è anche questo aspetto, insomma, che sei nel tessuto edificato, insomma, denso, diciamo così, di Lido di Camaiore, quindi poi grandi spazi di intervento non è detto che ne abbia, però ecco, francamente... Potrebbe alzare questo edificio qui fino a portare a livello di quello adiacente? Se fosse B potrebbe farlo il rialzamento, se no, no, perché... No, perché gli edifici che rialzano sono quelli a un piano, giusto? Fabrizio, è collegato Fabrizio, sentiamo lui. Mi pare la sopraelevazione la fanno solo gli edifici a un piano. Ora Fabrizio. Sì, se poi in zona A sicuramente, quindi qui no, non posso prelevare certamente. Ma lui chiedendo il B, allora che vantaggi avrebbe? Che potrebbe nel B potrebbe ampliare molto di più, peraltro, e poi potrebbe soprattutto fare un intervento più invasivo. No, non ho capito, ma l'altezza neanche il B, quindi potremmo andare su retro, forse. L'altezza neanche il B devo controllare, Riccardo, aspetta un attimo. Okay, sì. Mi pare che non me lo ricordo, mentre... Perché qui se non vanno il tetto, mi sa che è dietro. Comunque al di là del... Scusate, controllo, praticamente non... Al di là dello stato di conservazione mi sembra chiaro che per tipologia merita di essere mantenuto com'è. Sì, per carità, no, facevo così per capire qua giù, anche sul Lido, le differenze, no? Sì, certo, diciamo il caso è utile a capire meglio. Ma Simone, in realtà se nella B, no, sì. C'è scritto che puoi fare anche l'ampliamento con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte lo stesso I, o degli edifici adesso adiacenti o aderenti. Quindi questo okay. Avendo l'aderenza a un edificio più alto, potrebbe anche, ma il problema è che se te lo fai rialzare ne snaturi completamente la tipologia e la qualità. Allora mi ricordavo che potesse arrivare all'altezza dell'edificio adiacente, ecco, volevo avere la conferma. Sì, mi ricordavo male io, è nell'attuale RU che mi pare la sopraelevazione la fanno solo gli edifici a un piano, mi sembra. Ok, quindi abbiamo chiarito che se fosse un B potrebbe, diciamo, sempre previo parere favorevole della soprintendenza, se siamo, come mi pare di aver visto, nella fascia di vincolo, poi potrebbe, se fosse un B, in teoria, fare la sopraelevazione. Chiaramente, essendo invece classificato come storico, questo non è possibile, e diciamo è un motivo in più, no? Per verificare la correttezza dell'istruttoria. Andiamo avanti, questa era la 463, 466. Si chiede la classificazione di due
ed è classificato 1, istruttoria di non accoglimento. Vediamo. Avanti. Avanti. Per me non ci sono questioni. Andiamo avanti. 467. Allora, questa è un'osservazione fatta di moltissimi punti che sono per lo più di carattere normativo e che quindi abbiamo già visto. La parte che riguarda la schedatura la parte cerchiata, vedete? No, no, ma io guardavo l'osservazione, Antonella, dove in che punto chiede la schedatura. Il punto 1, forse è il punto 1. Sì, forse è il punto 1. Si dice è stato classificato 2, in realtà ha una storia recente, deriva da un condono e quindi si chiede che venga classificato, diciamo, fra il patrimonio recente. Il punto 1 di questa lunga osservazione. Vediamo. Io non l'ho visto, Antonella. Non c'è altro. Ma la foto, mi sembra che questo... No. Non c'è la fotografia? No, perché di questo edificio se n'era ragionato anche con la Manola, perché era un edificio che aveva subito degli interventi e mi sembra di ricordarvi che si verificò noi d'ufficio. Cioè, comunque se la commissione lo vuole mettere... No, allora le mettiamo da parte come si è fatto per tutte quelle senza fotografia. Ok, va bene. Poi... Ma voi, scusami, ma voi Antonella eravate riusciti a dare un parere sulla parte cartografica anche senza foto? Sì. Perché eravate riusciti a trovare qualcosa d'ufficio? Cioè, per la parte cartografica, che opinione vi avevate dato? No, la parte cartografica, se ne abbiamo accolto l'osservazione, sparisce quella parte rossa e diventa un recente. E l'avevate accolta? L'avevamo accolta, sì. Perché da ufficio vi sembrava, insomma, di aver trovato un po' di documentazione. Ma perché è un intervento recente quello lì, che lui ha fatto con una concessione. Scusate, sono intervenuta subito. No, hai fatto bene. Cioè, avete della documentazione che dimostra che è un intervento recente. Una condizione edilizia di ampliamento, sì, recente. Quindi penso che non servirebbe neanche la documentazione fotografica se abbiamo una concessione edilizia recente. Penso io, eh. Poi comunque mettiamola da parte, era un'osservazione che ora facevo così. Sì, mettiamola da parte perché io credo che la commissione debba avere la massima consapevolezza di quello che fa, no? Siccome poi fra 7 riunioni, no, non ce lo ricordiamo più, fra virgolette, ora uso questa espressione per farmi capire, è bene, no, che tutte quelle prive di foto le riesaminiamo. Poi, per l'amor di Dio, ci possono essere osservazioni dove non c'è la foto, ma ci sono altri elementi, no, sicuramente convincenti, per cui può andare bene lo stesso, però bisogna, ecco, avere una linea di condotta e avere soprattutto la consapevolezza, ecco, in modo che un cittadino, no, che ci ferma e ci dice ma perché avete fatto così e invece di qua avete fatto cos'ha, e uno gli spiega le differenze, insomma, quali sono, se ci sono.
Va no, bene? no, ma sono d'accordissimo. Volevo sapere solo perché l'ufficio era riuscito a dare una risposta, comunque sia. Ok, poi 475. Mi pare che sostanzialmente sia la richiesta di passare da 2 a recente. E mi pare che sia accolta su questo punto, perché l'osservazione era, diciamo, articolata. Vediamo. Direi che non ci sono dubbi. Procediamo. Simone, scusami una cosa, ma qui parzialmente accolta, però dice. Perché ci sono anche altre richieste di carattere normativo. Ah, e aspetta, perché non riuscivo a vedere la parte accolta di quella Sulla carta grafica. classificazione accolta. Ah, vabbè, ora vado a vedere meglio, eh. Ma anche Allora. la 476 è il solito edificio. Ok, quindi l'abbiamo già vista. Vedi Michela, sono 3 richieste, no? Di cui una è cartografica ed è quella che riguarda il lavoro di oggi. E le altre sono di carattere normativo, quindi il parziale accoglimento dipende dal fatto che sulle richieste normative non c'è stato un piano accoglimento e invece c'è stato il piano accoglimento sulla parte della classificazione. Per questo c'è scritto parzialmente accolta, ma sulla classificazione, se vedete l'istruttore, c'è l'accoglimento. Ecco Poi l'importante, il 477. Mi sembra la stessa situazione. Non so se è lo stesso edificio, penso di no, ma è la stessa situazione dove c'è una richiesta di passare, se vedo bene, da 2 a recente, e su questo punto l'osservazione viene accolta. 477, vediamo. qui ovviamente non mettere foto, ma l'edificio è il solito, abbiamo verificato col Sempre catastale, eh. il solito. Vabbè, è chiaro Sempre il che se. solito. È chiaro che sei il solito e le fotografie sono nelle altre osservazioni, quindi Ho voglio dire. capito. Ho capito. È il solito edificio, quindi su questo Ma ci sono edificio ci diverse sono le abitazioni allora all'interno. Esatto, sono diverse unità, capito? Ma diverse Fanno unità parte di un abitative. unico. Esatto. Vabbè, qui è chiaro che. Va bene, ce l'abbiamo in altre osservazioni, le foto. Poi 479. È uguale. Uguale. E allora si può andare oltre. 497. 497, Una volta. non accolta, chiede il 2. Se capisco bene, fa parte del tessuto, diciamo, considerato recente. Vediamo. Avanti. Avanti. Vabbè, direi che è chiaro, insomma. Poi. Ma questa qui non c'era, non esisteva, l'ha fatto chiaramente, non esisteva dalle carte. È di nuova edificazione questa. La deriva da un condono edilizio, quindi è un fabbricato in costruito non proprio recente. Ok. Poi 499. 499 da rudere a 2 accolta l'istruttore dell'ufficio. Vediamo.
Possiamo tornare su? Allora, che non sia un router è fuori discussione. Ma due? Esatto, lo domando anch'io. È così pacifico? Chi è più bravo di me, Riccardo? Gli abbiamo dato... Allora, il router è stato recuperato nel 2005 e noi quindi gli abbiamo dato la classificazione del fabbricato principale, diciamo. Però sono unità immobiliari diverse, Manola? Sì, non so se sono della solita proprietà, devo essere sincera. Però noi abbiamo già altre situazioni in cui nel corpo di fabbrica unico ci sono classificazioni diverse, quindi sì, la cosa che dico io è diamogli la classificazione che ha, a prescindere da quello accanto, insomma. Io non sono in grado di valutarlo, ve lo dico subito, lo chiedo a quelli più bravi. Ma forse recuperando i router è diventato due, Simone? Sì, ma posso mia domanda le foto. Ha le caratteristiche da due o da uno? Da due, sembra di essere in Persia. Questo volevo capire. Intuisco anch'io che c'è molto poco, diciamo... È una zona delicata, quella lì, perché siamo ai margini della Villa Montecatini, se ben capisco, Manola e Nocchi, no? Sì, il muro che vedi sulla sinistra è il muro di cinta della villa. Tra l'altro lì c'è una bella chiesina che era in vendita poco tempo fa. Questo non lo so. L'edificio in quanto tale, se non fosse per quello che dice Jacopo, è da due. Perché ha avuto delle alterazioni anche, direi, un po'... fantasiose, ecco, usiamo questo termine. Anche quelle finestre con la punta. Sì. Un po' in stile. Considerando che il principale ha due, si potrebbe dare a tutto due. Sì. Noi, cosa avevamo detto? Sì, avete detto due, Fabrizio, nell'istruttorio. Io vi chiedevo una conferma. Diciamo, intuivo anch'io che le finestre non fossero proprio tipiche, diciamo così, della nostra zona, però chiedevo una conferma perché, insomma, non faccio l'architetto, né il geometra, né l'ingegnere, insomma, non ho tutti gli strumenti. E va bene, per me è come la commissione ritiene, nel senso che è chiara l'istruttore dell'ufficio, quindi... Ora c'è questo elemento di delicatezza sul contesto, quindi se la commissione, non so, ritiene di metterla da parte oppure ritiene Jacopo. No, ma è già successo tutto quel che poteva succedere, quindi va di legno, che si fa grande. Ok. Che la ride. Poi 507 da M a 2, parzialmente accolta 1. Vediamo. Vedere un attimo, scorriamo le foto. Chiede il 2 qui? Sì, chiede 2 e viene parzialmente accolta nell'istruttore dell'ufficio con l'1. A me non mi sembra tanto un 1, eh. Guardiamo le foto. A me mi sembra uno. Allora, sicuramente non è monumentale questa parte, intendo dire, perché poi qui le foto sono non rendono molto, però se chi conosce bene la zona è la chiesina sotto la vallina, è una chiesina, ecco perché abbiamo messo uno. Perché c'è la parte dietro, vedete, c'è il catastale che è la cappella, vedete? Che loro non mettono la foto. Dietro invece la canonica. No, infatti ti volevo dire questo. Parte di un complesso e va bene, siamo tutti d'accordo. Sì. Però sono due fabbricati che effettivamente hanno una storia e anche una morfologia tanto diversa.
Esatto. Cioè, uno è un troiaio, un altro no, ecco per intendersi. Ma diciamo che l'edificio nel suo complesso è un edificio direi novecentesco, no? Cioè, risponde diciamo, a una crescita diciamo, rispetto all'impianto originale della villa. Si vede proprio anche dalla forma e dai materiali che ci sono nella cappella. È una cappella déco, primi 900, fine 800. Poi ovviamente la cappella mantiene un valore, non come dire, proprio artistico. La canonica è un edificio novecentesco a tutti gli effetti, quindi è l'uno, quindi ci sembrava un punto di equilibrio, diciamo, no? Cioè tra l'esigenza comunque di non disperdere come dire, gli elementi essenziali della cappella, che comunque ha una sua impronta, e comunque consentire un efficace riutilizzo della canonica, che in effetti particolari valori non ce n'ha. Mi sembra che insomma, vada bene. Sì, mi sembra Chiedo vada bene. un'unica cosa, lo chiedo all'ufficio, sembrerebbe accolta perché sembra quasi che loro in prima battuta chiedano uno. Guardate un po' nella sintesi dell'osservazione. O forse no, forse chiedevano due per la parte. Si chiede la modifica alla schedatura da edificio di valore monumentale M a edificio di pregio architettonico 2. Però poi dice, posta la necessità del mantenimento dell'edificio, il vincolo derivante dalla classificazione di interesse monumentale risulta eccessivo. Si chiede pertanto la modifica della schedatura in edificio di pregio architettonico. Cioè io volevo capire se loro, ma questo anche per un aspetto di correttezza della risposta, no? Loro chiedono due cose diverse sulle due parti, ne chiedono una sola, com'è? Questo va rivisto, puoi ingrandire Antonella l'osservazione? Allora, in prima battuta chiedono due. Ma è un po' l'osservazione che non è chiarissima, perché all'inizio si chiede da edificio M a 2, poi c'è tutta la descrizione e poi c'è scritto posta la necessità del mantenimento dell'edificio, se ne chiede Lì dopo alla fine chiedono. io credo che abbia fatto confusione il tecnico. Sì, Vabbè, parzialmente accolta e confronto, dai. perché è Direi. molto chiaro all'inizio, dopo ha sbagliato, secondo me, a definire la tipologia dell'edificio. Comunque ha senso la classificazione uniforme, perché nell'ultimo paragrafo loro dicono che cioè propongono una gerarchia tra le due porzioni, però secondo me non è il caso in questa situazione qui. Va bene l'uno. L'unica cosa, c'è una fotografia delle due abitazioni, Manola, per vederle, mia peraltro. Anto, puoi scorrere? È solo quella, non c'è la cappella. Queste sarebbero. Sì. Sì. Va bene, io sono d'accordo con l'istruttoria. Ok. Allora. Cinquecentonove, giusto? Da 1 a 2. Qui è già sai se c'aveva l'uno, eh? Allora qui però è il problema di prima, io starei attento. Da 1 a No, no, gli 2, ha lasciato l'uno. da 1 a 2 noi proponiamo rudere.
vedere la foto, l'ha presentata lui, probabilmente vedi è crollato, stato di fatto dopo il 12/10/2020. È stato onesto, cioè, voglio dire, è recentissima la fotografia di anche di un anno fa. Vabbè, poi comunque non sono muri rasati, no, io... No, no, ma la mia domanda è questa, lo dico all'ufficio. Uno chiede il passaggio da 1 a 2, noi abbiamo la libertà di dire rudere, a parte il caso specifico che è evidente, no? Ce l'abbiamo questa libertà in fase osservativa? Forse sì, in un caso così forse sì. Che è chiaro che è proprio un errore, diciamo. No, ma non ho capito cosa vogliamo fare, quindi. Infatti. No, e non lo so. Ecco. Allora, il problema è questo. L'avete capito, no? Qual è lo scrupolo che mi faccio? Cioè, il problema è che il cittadino è già classificato. Uno rudere. Allora, se no si uno. Qui è uno rudere. Io lo lascerei uno. Io lo lascerei uno. Io lo lascerei uno anch'io, poi quando vanno a ristrutturarla è chiaro che questa roba qui non lo so se ce la fanno a farla stare in piedi, eh? Cioè, capito? Fanno poco anche per l'uno. Una serie di interventi che riguardano il consolidamento comunque l'hai ammesso, no? E poi loro ti dicono anche questa roba lì fino a... In realtà quando abbiamo adottato il piano era ritta perché dicono 12/10/2000. Ah, è un motivo in più allora, questo è un motivo in più per lasciarlo uno. Sì, anche perché l'uno le può ricostruire fedelmente le parti crollate, consolidate, quindi anch'io ritengo che è meglio lasciarlo in uno, perché corrudere con lo stesso discorso del cambio d'uso, potrebbe dire ma non avesse messo rudere, ma ora per me è diversa la norma perché... Cioè nel passaggio da un classificato uno o peggio ancora due, a rudere c'è un problema che riguarda l'impossibilità del cambio d'uso, per cui o sta nel contenuto dell'osservazione, oppure se non è nel contenuto dell'osservazione, secondo me c'è un problema formale. E quindi io lo lascio in aiuto. Va bene? E quindi l'osservazione non è accolta. E quindi l'osservazione non è accolta. Lucchesi, scusa, perché se c'è tipo un muro o due muri che tengono, io non me ne intendo, no? E uno che è crollato, quello si può ricostruire fedelmente, ecco, quello. Ecco, allora va bene, ecco, perfetto. Allora qui c'è questo problema, che l'ufficio qui l'ha passata come accolta. Parzialmente. Parzialmente accolta. Io è una riflessione. Cambia ora la dizione, cioè... Controllate che magari non ci sia qualcosa relativo al... No, è come si fa questo emendamento, cioè bisogna fra quelle del segretario. Le cose che si devono cambiare, Roberto. Messi da parte si fa... Ma messe fra quelle che vanno cambiate col segretario. Sì, Roberto, voglio dire, se l'ufficio si rende conto, no? Io non sono più l'ufficio, comunque per me va bene, però la procedura è l'altra, ecco. Sì, però col segretario dobbiamo discutere, come posso dire, le questioni di merito, no? Quelle anche normative, eccetera. Qui, per l'amor di Dio, il segretario deve esserne cosciente, però io vedo proprio un problema, cioè ve lo pongo io il problema, nel senso che secondo me non si può, di fronte a un cittadino che ha già acquisito, diciamo, una classificazione che gli consente il cambio d'uso abitativo e che chiede, no, di passare da 1 a 2, secondo me non si può mettere rudere, ecco, tanto per essere chiari, perché c'è un problema di non mettere in condizione il cittadino di osservare, cioè ne nasce un problema di legittimità. Andiamo avanti. Quindi allora cambiate. Non cambiate. Quindi, l'osservazione non è accolta. No, vi facevo vedere com'era, Vi facevo vedere com'era nel regolamento urbanistico. Sì, sì. Cavolo, vedi. È quello che vi dico io, se non ci si interviene su questa roba, casca tutta. Sì, sì. L'uno è la classificazione anche appropriata, oltretutto, dai. Poi andiamo avanti. 512. Si chiede
da uno a recente, accolta. Andiamo a vedere. Vabbè, non mi sembra che ci siano dubbi, no? La commissione ha qualche dubbio? A vederla dall'alto, no, no, no. Sì, no, davvero. Però chi dice si tratta di edifici realizzati tra il 70 e il 75? Sì, mi sembra un recente, onestamente. Andiamo allora avanti. 522. Da recente, diciamo così, a due. Non accolta l'istruttoria. Vediamo. Facile, avanti. Ma poi scusa, volevo capire una cosa. Se da recente a due, non è meglio essere nel recente che nel due? No, perché non è abitativo questo, Riccardo. Ah, giusto, giusto, hai ragione, Non scusa. cambio dove mai. Poi No, no, scusa, scusa. 578, classificazione da 1 a 2. 228. Sì, 528, giusto? 28. Hai detto 78. Ah, chiedo scusa. Da 1 a 2 istruttoria di accoglimento. Si mette da parte? Raccolta. Sì, l'istruttore d'accoglimento è molto simile a quella che abbiamo visto Ha ragione la Michela. va messa da parte, dai, va messa da parte questa. Ha ragione Michele. Poi, quindi la mettiamo da parte. 534. Non accolta. Ma mi pare che desse un recente, leggo bene? Sì. Chiede che venga scorporato dagli insediamenti di impianto storico, sì, un edificio, che venga messo nel recente. Vediamo un Ecco, ma in ragione di quel che diceva la Michela, attualmente che classificazione c'ha? Perché qui non siamo nel territorio rurale. Allora, no, questo qui è una zona F4 a Lido e sono quegli immobili che sono vicino alla Misericordia a Lido. Sì, lo ammette, quello lo ammette, ma era la disciplina che aveva proprio quella. Capito, ma di recente, boh. No, ma allora, Jacopo, Ragazzi, no, guarda. io ho chiesto un'altra cosa, Riccardo, cioè volevo capire quella disciplina di quest'area qui, al netto che il fatto che fabbricati sono storici, evidente. Volevo capire cosa ammetteva, capito? Ah, ho capito, vabbè, però questo è storico. Certo, sì, sono d'accordo. Adesso sull'RU Due. è uno storico, è un 2.
Vedi, è un peccato che era un 2 e che mi diventi un 1, vedi, un fabbricato del genere, secondo me. È storico. Cioè, sì? Che hai detto, Sì. Michela? Non ho capito. E secondo me è un peccato che era un 2 e mi diventi un 1 per quello che poteva fare un fabbricato del genere. Ma il recupero lo fa, Michela. Sì, il recupero lo fa, però hai capito, per me una penalizzazione c'è. Però Michela, qui c'è anche un sacco di superficie e di volume. C'è Infatti. una funzione che comunque potrebbe essere recuperata, perché questa, la gran parte dell'immobile è un immobile che nasce con delle funzioni residenziali e che ha degli standard che anche oggi lo potrebbero mantenere quella funzione lì. Ma se pensi al terreno che c'è, tutto poteva avere anche qualche funzione in più, capito? Se poteva essere anche ampliato un pochino di più, poteva dare anche qualcosina in più. Capito, io sono d'accordo, Michela, ma allora si cambia il criterio. Questo è il mio Allora, pensiero, non ti dico no, ma è che legittimo, l'ho io capito. sono per la No, politica del fare, che ti devo dire, io sono così. anch'io sono per, ma non nel disintegrare un territorio. Cioè, se noi abbiamo dato un criterio, cioè, se questo è storico, cioè, non è che perché ha delle potenzialità allora gli si attribuisce una classificazione rispetto Io, a per un altro. esempio, con tutte queste finestre una accanto all'altra, per esempio, a me di storico. Ti dico, mi dice poco. Io ti ho detto, me ne intendo poco, però ha senso così, con tutti questi Questo finestroni e che mi dice poco. è un fabbricato accessorio del fabbricato residenziale principale. E allora, Scusa. vedi, se è un discorso accessorio, non è già più storico, ma è già un 2. No, volevo dire che questo fabbricato risulta al catasto storico ottocentesco, è per Appunto, questo che è sempre stato considerato storico. allora l'istruttoria mi sembra chiara, onestamente, non ci sono dubbi anche rispetto ai criteri che abbiamo utilizzato. Poi, vabbè, Michela fa un ragionamento più generale, diciamo anche di carattere normativo, mi sembra, no? Che è una delle discussioni che abbiamo fatto un paio di commissioni fa. Quindi, se sulla classificazione non ci sono dubbi, non mi sembra onestamente Ma si va. questo qui con i finestroni, scusa, Simone, questo affare qui con i finestroni che si vede, no? È storico o no? È stato fatto dopo? È stato fatto in aggiunta a un fabbricato principale? Me lo fate vedere bene? È un'aggiunta che è stata fatta dopo? Cioè, mi dite voi tecnici se questo qui ha un valore storico con questi finestroni? Che io non me ne intendo, ma non mi sembra che sia un edificio da classificare con un valore storico. Me lo spiegate voi che siete tecnici? Come ti ho detto prima, Michela, il complesso è presente, è rappresentato nel catasto storico del 1800, a metà del 1800. E in Nel automatico 1800 me quelli, i l'hanno fatto fabbricati così. che risultavano storici sono stati riportati storici sul regolamento urbanistico. La Michela Manola fa una domanda diversa, dice: ma questa tipologia qui che vediamo in fotografia ha una caratteristica recente o storica? Jacopo mi sembra dicesse: guardate, questa è una parte pertinenziale del fabbricato, non è Cioè, con la parte ad uso abitativo, no? E la Michela chiedeva: queste finestrone qui che si vedono, diciamo, sulla destra, cosa magari sono? quelle finestre Sono una è una conigliera. superfetazione, mi dice No, l'Antonella che è sono un una esame. conigliera. Era una conigliera. L'aveva studiato lei quando Scusate, stava ma vanno all'istituto. distinte le due questioni. Uno, se è di impianto storico, e lo è perché lo documentano le carte che ha in possesso il comune, cioè questo è un edificio di impianto storico. Due, se poi questo impianto nel tempo è stato alterato e trasformato, e probabilmente le conigliere e le altre cose ne hanno in parte alterato le sue caratteristiche originarie, ma vanno distinte le due considerazioni, cioè la sussistenza in atti della sua presenza come edificio storico e poi le sue capacità di aver mantenuto i caratteri dell'impianto storico. Quindi sono due cose diverse, da cui ne consegue poi la classificazione. Quando un edificio di impianto storico ha significativamente alterate le sue caratteristiche, è un edificio 2, quando non ha significativamente alterate le sue caratteristiche, è un edificio 1.
E infatti è questo che chiedevo, dicevo, questo qui vi chiedevo, è stato alterato con questi finestroni, queste cose? Questo, volevo spiegazione di questo. È stato alterato secondo voi che siete tecnici o no? Secondo i tecnici è stato alterato. Secondo i tecnici l'alterazione non è tale. Possiamo tornare alla foto di prima, Antonella? Secondo i tecnici l'alterazione non è tale da cambiare la classificazione dell'edificio, perché vedi, Michela, questa è, diciamo, al di là del degrado, però questo è un edificio che, a parte quella conigliera che abbiamo visto prima, sotto il profilo tipologico è intatto, no? Lo vedi? Quindi, e non si può nemmeno dire che non sia possibile una rifunzionalizzazione, perché, permettetemi, a prescindere dal fatto che non potrà fare 30 metri quadrati di ampliamento perché è classificato uno, ma gli è voglia di rifunzionalizzare, eh? Cioè, quindi. No, ma non è solo per il discorso dell'ampliamento, Simone, per il discorso Però anche altre cose, no? recupero lo possono fare, qui non è che non lo possono Ma fare. recupero sì, ma insomma il 2 permette anche altre cose. Comunque, a parte quello, ora io non guardavo questo edificio qui principale, io ora mi ero soffermata sull'altro pezzo, ti dico la verità. No, al netto degli approfondimenti normativi che la Commissione ha chiesto e che faremo, insomma. Ok, andiamo avanti. 536. Da 1 a 2, istruttoria di non accoglimento. Per me non ci sono, diciamo, questioni, non so il resto della commissione. Allora vado avanti. 542. L'istruttoria è di accoglimento. Si chiede che un recente venga classificato 2. Vediamo. Vi faccio osservare che è già ad uso abitativo, credo. Io non lo so, questo. Di due ci vedo poco. Ci sono delle basi per dire che è un due. Probabilmente, Riccardo, l'impianto storico è ancora riconoscibile con diverse alterazioni. Riconoscibile, e come si vede bene, l'intervento recente che è la realizzazione del cordolo. Come vedete, quella porzione è intonacata, no? Quindi probabilmente è stata rifatta la copertura e magari aggiunti degli elementi come questa tettoia, insomma. Ma era già Però presente l'edificio Manola? Si vede, cioè abbiamo foto vecchie dell'edificio. ora di questo qui no, non credo, era già storico di suo. Foto vecchie non, no, si possono Ma recuperare, però insomma sappiamo l'intervento che che. era un edificio. Eccole, Ah, ecco, e ecco, allora un ci 2, sono, vedi? perfetto. Ecco, No, e questo Michela, no, mi no, riprendo, questa è buona quella lettura, vecchia, buona, è buona. quello di prima che è caduto, ora grazie. Questo è quello che è caduto di prima. Sì, è un'altra. Dategli il tempo Oh. all'Antonella. Ah, che ne so. Perché Antonella magari via via cerca di chiudere le schede. Voglio dire, scusa Simone, ma questa qui è già abitazione, no? Sì, è controproducente Voglio dire l'osservazione. questo, non è controproducente per lui chiedere il 2 rispetto al recente? Però l'ha chiesto, capito? Sì, no, ma è una domanda mia a te. Sì, a occhio ti dico di sì. È uno di quei casi in cui probabilmente chi ha fatto No, l'osservazione. scusa, No, una domanda. scusate, ma il fabbricato è classificato 1, lui chiede il 2.
allora no, allora l'ho letta male io, chiedo scusa. È la 536, vero? Ah, sì, no. Sì. No, no. 542. Ah, scusate, 542. Scusate, scusate, scusate. Sì, avete ragione. Manola? Sbagliata osservazione, dimmi Jacopo. No, volevo, ora aspetta di vedere le fotografie per non dire una scemata. Aspetta. Ecco, volevo dire una cosa. È questo? Sì, è questo qui. Volevo chiedere una cosa alla Manola, ma nei regolamenti edilizio e di conseguenza anche nelle norme, allo stato attuale, no? Non c'è nessuna possibilità, non c'è stata, diciamo, nessuna possibilità nel tempo, per esempio, del mantenimento delle superfici su questi fabbricati? Cioè, mettiamo pure il caso che lui abbia fatto un'apertura, tipo quell'apertura arco che avrà trovato... di cui ne avrà trovato traccia e avrà fatto la tamponatura e avrà riaperto l'arco, no? In questione. Va bene, ma questa superficie a intonaco, che sembra esserci nella versione precedente l'intervento, non c'era modo di fargliela mantenere? Si entra nel campo, Jacopo, come te ti puoi ben immaginare, come dire... di indicazioni che sono state date nel regolamento edilizio, non sono prescrittive, è un po' il ragionamento che facevamo anche alcuni giorni fa. Poi c'è una sensibilità tecnico-progettuale che non tutti hanno. E adesso lo sai bene che va di moda la stonacatura, che poi è un falso, perché gli edifici stonacati è perché perdevano l'intonaco, perché l'intonaco tra l'altro ha una funzione anche... strutturale, no? Però adesso va di moda le stonacature e digli te alla gente che non la possano stonacare. Bisogna darci lo strumento per dirglielo, però. Bisogna darci sì, però bisogna mettere i prescrittivi, cioè allora va bene, però dobbiamo fare una scelta e mettere i prescrittivi, perché quando invece vengono messi come indicazioni progettuali, anche noi come tecnici comunali non abbiamo armi, anzi questo ci crea, come ti puoi immaginare, discussioni, contenziosi e così via, no? Capito? E purtroppo i progettisti vanno dietro alle mode, adesso va di moda la stonacatura. Vabbè, il tema che ponevi, Jacopo, è proprio dei regolamenti di edilizia, no? Dove dovremo prendere delle decisioni di questa natura, insomma, anche in relazione alla parte normativa del PO. Ovviamente tutte queste cose poi hanno una, no, dei collegamenti. Ok. E quindi, secondo me... Secondo me è da due, onestamente. È un due, è da due, anche secondo me. Poi... 549. Allora, questa è un'osservazione articolata per quello che riguarda la schedatura. Mi pare che si chieda la schedatura di tutti gli edifici di questa area molto grande allo stato di rudere. Ecco, questo è un po' un problema, perché sono tantissimi. Dove siamo? È lungo la Candalla. Però mi sembra che accolta, no? Da questo punto di vista. Parzialmente, sì. Sì, però sulla schedatura è accolta, mi pare. Cioè, lui chiede rudere e gli viene dato rudere. Sì. Ma sono tutti quelli... È sì. Vabbè, ma io non ci ho capito nulla in questa osservazione qui. Allora, la spiego meglio, Riccardo, la colpa è mia. Allora, qui è un'area molto grande, che è quella che, diciamo, si riparte da Casoli e va verso e sale su verso il Prana. E
Quindi, scusate, mi sono espresso male, è la parte, correggetemi se sbaglio ufficio, è la parte sopra Candalla sostanzialmente. E c'è un sistema, Riccardo, di vecchi opifici, vecchi edifici, ed è un'area molto grande di proprietà di un'unica società. E ci sono tanti piccoli edifici abbandonati. Scusa un attimo, lì è già nel parco, quell'area lì? Sì, siamo un'area contigua sicuramente. È una parte, sì. No, no, non credo tutto, ora non sono sicura. E niente, insomma, ci sono tantissimi edifici che effettivamente sono in uno stato di degrado e di abbandono. Quindi la classificazione Rudere sicuramente consente un loro recupero per come erano, insomma. Questo è il quadro. Secondo me andrebbe fatto un lavoro un pochettino più... Sì, diciamo che la classificazione Rudere, no, Riccardo, grandi problemi non ne comportano, a differenza di altre, perché chiaramente con Rudere te ricostruisci gli edifici sulla base di una documentazione storica molto precisa, no? Per cui... diciamo, mentre prima, per esempio, quando parlavamo di Peralla, no, ci veniva chiesto il 2 e quindi implicava un grado di trasformazioni significativo, qui viene chiesto Rudere, chiaramente con Rudere danni non ne fa, insomma, per essere molto chiari, ecco. A non classificarli si rischia, ecco, davvero di abbandonare. No, di non dico di non classificare, però di fare un lavoro, di andarla a verificare tutto. Se ci sono almeno se volete io 300 ruderi, cioè non si sa, no, poi li ricostruisco, noi abbiamo passato una norma, faccio 300 ruderi, magari ce n'è 20, magari sbaglio io, magari no, ma infatti io volevo chiedere una cosa che è contestuale a quella che dice Riccardo, no, cioè nella precedente versione, cioè in quella versione di piano adottato, noi non abbiamo nessuna schedatura per questi edifici. Sì, no, è come dici te, sì, mi sembra quelli lungo il fiume, ma ce ne sono molti di più. Appunto, dico, perché in termini catastali, dal punto di vista storico e forse anche di cartografia regionale, sono presenti, mi immagino. Sì. Quindi loro chiedono la classificazione dei ruderi indicando quali sono. Sì, ma lì indicano, danno il mappale, infatti abbiamo avuto anche dei problemi per localizzarli, non è semplice, e sono diversi. Vabbè, allora io proporrei di metterla da parte questa osservazione, sì. E tenete poi presente, ci siamo... Tenete presente che... Oh. Tenete presente che si parte da Candalla, si va in Prano, Sì. No, Graziano, ma io non dico, scusate, almeno lo chiarisco, non dico che va fatto necessariamente il sopralluogo, però... No, a me mi sta bene fare il sopralluogo, non è che mi sta fatica, dicevo, no, tutti quei ruderi che si trovano quando si va a giro per il Prana, si va su, è tutta roba di loro, non è che la maggior parte... Ho capito, parte di... d'accordo, Graziano, ma quanti sono? È tanta roba, potrebbe diventare tantissima roba, no? Cioè io non lo so. Guarda, onestamente non l'ho contata, però grosso modo so dove sono, cioè so qual è la proprietà dell'olio e passando li vedi, insomma, ecco. Ho capito anch'io, ci sono passato anch'io, ma così. Sono tutte stallette delle pecore, non è che sono cose particolari. Qualcosa in particolare, volevo avere un'idea di quanto fossero, cioè non ho detto che non bisogna darli, non bisogna fare, io voglio capire che posso dire una cosa che non sapete. Probabilmente l'abbiamo qui documentazione fotografica, perché se non vado errato fu presentata anche una manifestazione di interesse, quindi questo per dire che la mettiamo da parte, poi l'ufficio fa una verifica di quello che abbiamo in atti, dico anche in altri atti del comune, poi vediamo se serve fare il sopralluogo oppure abbiamo della documentazione fotografica che ci consente di capire le cose. Può darsi ci sia, perché se non sbaglio
c'è stata una manifestazione di interesse su questa, su quest'area. Sì, e gliela diamo in funzione delle opere e della documentazione cartografica, esatto, che abbiamo. Esattamente, quindi era per dirvi che quelle che mettiamo da parte, cioè non è detto che poi si faccia il sopralluogo su tutte, no? Vediamo cosa riusciamo a recuperare a livello di foto. Se le foto sono esaustive, bene, se non lo sono, si fa il sopralluogo. Va bene? Sì, sono d'accordo anch'io, anche perché Simone, dico, se effettivamente esistono, questi ruderi andranno schedati. Se ci sono, ci sono. No, ora magari se Fabrizio riesce a intervenire, perché noi abbiamo mandato la manifestazione di interesse che avevano presentato, e insieme all'osservazione, appunto, perché anche noi abbiamo difficoltà a individuarli molte volte questi fabbricati, perché ci risultano anche che qualcheduno è veramente di piccola consistenza, però è difficile andarli anche a trovare, Riccardo, perché sono dispersi in tutto questo grande territorio, non ci sono strade, insomma, non è facile. Che parte dal mulino di Taccone va a finire a Campagnolo. Sì, dice Roberto, partono dal mulino di Taccone. Che è così, però non è mica che si può di un'area dire che lì tutto quello che c'è è rudere. Io ce lo posso anche fare a rudere. Io dico, lo rifate perché era rudere, se non si sa quello che c'era. Ma i rudere lo rifai, Riccardo, se c'era una civile abitazione, se c'era. Ma se c'è il rudere, è giusto che venga scoperto. Non erano abitazioni, molti erano edifici a carattere, come dire, per le lavorazioni industriali. Cioè, polveriere. Mi sentite? Pastificio, era tutta roba industriale. Molini. Se mi sentite vi dico come abbiamo proceduto, perché qui l'operazione è stata un po' complicata, perché sì, l'osservazione sostanzialmente riportava un catastale, lo vedrete, molto complesso, senza documentazione fotografica, insomma, e senza documenti che ci mettevano la condizione di capire bene la consistenza di queste cose. Prima abbiamo tentato un'operazione di verifica attraverso le foto aeree, ma è una verifica improbabile, perché se diamo retta alle foto aeree e alla cartografia regionale più aggiornata, non ce n'è uno, perché ovviamente sono tutti edifici ormai nascosti sotto la vegetazione e difficilmente rintracciabili. Cioè, per rintracciarli, come ricordava Manola, bisogna prendere la mulattiera che da Candalla parte, va verso Casoli, poi scendere in Alveo del Fiume, io lo faccio per gusto personale, canyoning nel Candalla, e quindi un pochino li conosco, perché facendo canyoning magari una volta l'anno nel Candalla, le vedo, no? Nel Trentino Lombricese le ho viste, però ovviamente non me le ricordavo, però è un'operazione che, insomma, richiede del tempo. Quindi però ci siamo ricordati che gli stessi proprietari avevano fatto anche osservazione al piano strutturale, e nell'osservazione di piano strutturale avevano allegato la documentazione fotografica di buona parte di questi edifici. E allora quindi abbiamo riguardato quella, e sulla base di quella, laddove c'era ancora una consistenza ragionevole, cioè che in qualche maniera il fabbricato era visibile e non e diciamo anche avesse la consistenza del fabbricato, perché qui, come dice, ricordava Manuela, in alcuni casi sono effettivamente fabbricati, ma in altri sono quasi dei manufatti, sono piccole centraline elettriche, stazioni di movimento, manufatti che regimano i gorilli, quindi il passaggio da manufatto a edificio non sempre, diciamo, è. Quindi abbiamo guardato quelli di una certa consistenza e che avevano ancora dalla documentazione fotografica la dignità di essere classificati come rudere. E sulla base di quello, quelli che avevano questa dignità li abbiamo classificati come rudere, con la difficoltà peraltro che li abbiamo dovuti collocare in carta senza avere il supporto cartografico, perché appunto le carte recenti non li registrano, per il motivo che vedete, che sono coperte da vegetazione e sono imposti in pervi. Mi sembra che di tutti quelli che sono stati schedati, mi sembra 4 o 5 di questi li abbiamo classificati come rudere, perché erano gli unici che avevano questa possibilità. Ora poi va detto che poi la possibilità di recupero qui poi dipenderà da tante cose, dal fatto che siano accessibili, che la mulattiera in qualche maniera li serva. Ora a me me ne viene in mente uno, perché peraltro l'ho frequentato per molti anni, racconto un'esperienza personale, perché era di proprietà dello zio di mio padre, era una vecchia centralina elettrica, e quella è ancora accessibile.
stabile, seppur con grosse difficoltà, perché c'è ancora un pezzo di diramazione della mulattiera che sale a causa, che riscende al fiume e che in qualche maniera consente di raggiungere questo edificio, che è in effetti di una certa consistenza, essendo una vecchia centralina idroelettrica. Gli altri vedremo, noi li abbiamo comunque classificati e poi col tempo, se ci sarà interesse, risorse e possibilità, verranno recuperati, e se no altrimenti rimarranno come sono ora ruderi. Allora, io vi proporrei di metterla da parte, così diamo tempo all'ufficio di tirare fuori la documentazione fotografica che diceva Fabrizio. E poi vediamo questa documentazione e in funzione di questa documentazione, insomma, esprimiamo, facciamo il nostro lavoro, va bene? Ehi. Poi, 551, da 1 a 2 istruttoria di accoglimento. Questo è quello in cui si trova in questo momento? O era vecchio? O era... No, questo è come ora. Ecco un brutto esempio di intervento misto, no? Stonacatura e conservazione di porzioni di intonaco agli stipiti delle finestre e delle porte. Secondo me quindi, è quello che si deve fare. Accolta per via dell'intonaco? Vabbè, allora qui va chiedeva bisogna... lui, scusa, anche chiedeva questa interrogazione che voleva. Da 1 a 2 e l'istruttoria sarebbe di accoglimento. Qui si tratta di valutare se il livello di trasformazioni è tale da giustificare un passaggio da 1 a 2. Secondo me è un po' borderline, però io non sono... Sì. Non sono... Questa qui va messa da rivedere. Allora, intanto mettiamola da parte. Fosse per me, lo sapete, io ce le passerei tutte. Comunque, mettiamola da parte. Si possono anche passare tutte, basta avere un criterio. Ci mette da parte? Siete tutti d'accordo? Sì, sono d'accordo. Anche per forza. Poi... 554, non accolta l'istruttoria, si tratta di un edificio recente di cui viene chiesta la classificazione 2. Vediamo. E qui siamo senza foto? Eccolo qui. C'è il disegnino, c'è il foraggio, l'ovile, non c'è altro. Vabbè, allora mettiamola da parte e poi queste qui senza foto si prenderà una linea. Poi, osservazione 561, molto articolata. Io qui non riesco a individuare la parte della classificazione. Aspettate, diamoci un po' di tempo. Sì, allora, è classificato di impianto storico, siamo al Lido di Camaiore, e quindi per quel che riesco a capire si chiede... Si chiede un passaggio nel recente. Era un edificio a 1A,
gliel'abbiamo accolto a 1B, poi parzialmente accolto perché chiedeva altre cose nel solare, non te lo ricordi come normativa, l'edificio che c'è in piazza Lemmetti. Quindi da 1A a 1B. A 1B. Vediamolo, Sì, sì. Deriva dal fatto che è stato oggetto di interventi edilizi recenti quel fabbricato negli anni 2000. Vediamo le caratteristiche. Poi chiedevano modifiche alla normativa che non sono state accolte. Questo è l'edificio com'era? L'edificio? Com'era? E questo è come ora? Questo è l'edificio prima e questo è l'edificio con gli interventi fatti negli anni 2000. So se 2002 e 2003. Vogliamo però ricordare alla commissione, non so se lo fa Manolo o Fabrizio, cosa significa A1B? Qual è l'edificio che si chiede il cambio? Questo A1B sono. Quello, questo bianco. Esatto, gli A1B sono gli edifici che pur ricadendo negli isolati di impianto storico sono stati realizzati oppure significativamente trasformati al punto da riconoscere più l'impianto storico dopo l'impianto storico. Quindi siccome questi isolati, essendo quelli della città balneare, convivono sia edifici storici che edifici non storici, può succedere che dentro gli isolati ci siano proprio completamente edifici non storici e quindi al pari di una qualsiasi zona B, oppure edifici storici che hanno subito talmente significative alterazioni al punto di non essere più riconoscibili, al pari di come facciamo in area agricola. Sono senza parole. L'edificio che è quello che è oggetto di osservazione, l'ufficio mi corregge se sbaglio, è questo qui con le finestre verdi, cioè con gli infissi verdi, via. Sì, sì, sì. Quindi secondo me l'istruttoria è corretta. Poi 566. Quindi va bene, quindi si accoglie questo discorso qui perché non ha più le caratteristiche. Sì. 566. Riccardo, è accolta perché abbiamo modificato la classificazione. Le modifiche normative richieste non sono state accolte. Sì, sì, ho capito, ma modificando questa classificazione lui può già fare degli interventi. Sì. Sì, non è il tessuto quello B1, B2, B3, è AB, quindi voi dovete andare a vedere lì quali sono. Sì, sì, ok. 566. Da 1 a 2 istruttoria di non accoglimento. Vediamo. Avanti. Direi che la fotografia è esaustiva. Poi 576. Allora viene chiesto 2. Sì, viene accolta 2 e in questo momento era semplicemente indicata come nucleo di impianto storico, se vedo bene. Vediamo. Antonella, fai vedere un po' la classificazione attuale, cioè quella dell'adottato. Cioè io almeno io me la sono persa perché leggevo l'osservazione.
Scusate, abbiamo passato delle osservazioni ora. Quale siamo? Perché mi è arrivata, no, siamo alla 576. Ecco, vedete? È la RA, vedete? È la RA. Non è stata accolta. Vabbè. Sì, l'area è la RA. Vedete, manca un numero. Lui chiede che venga inserito il 2. E l'istruttore di accoglimento. Scusate, la 566 non è stata accolta, è giusta, l'avete vista, era giusta. Sì, era netta, Riccardo, nettissima. Okay. Va bene, qui ci siamo. L'unica cosa, faccio io una domanda all'ufficio. Lo diamo a tutto il complesso 2 a questo punto? Sì, a tutto, certo. Ecco, okay. Ma una cosa, io non ho capito la condizione di partenza e quella a cui si arriva. Cioè, la condizione di partenza, Jacopo, è l'assenza del numero, se capisco bene, che comunque sarebbe stato un errore, giusto? Esatto, infatti se te vedi la leggenda ci sono gli RA e ci sono le sue classificazioni M1, 2 e R di degrado. Noi abbiamo convenuto di metterci un 2. Cioè via via l'avete visto, purtroppo c'è qualche errore di questo tipo, no? Era per dire se il perimetro dell'RA e di conseguenza del 2 si modificava o meno, invece no, vabbè. No. Ok. ...583... è uguale a quello di prima. Quindi da A a B nell'ambito del tessuto della città balneare di Lido. Vediamo. È lo stesso edificio di prima. È uguale a prima, proprio identica. Va bene, proprio identica. Poi 603. Da 1 a 2 istruttore di non accoglimento. Vabbè. 606. Da 1 a 2 istruttore di non accoglimento. Scusa, ma non mi torna una cosa. Scusa, ma stavamo guardando la 506. La 606. La 603. Non ho capito. La 603 guardavamo, Manola. Ah, ok. Ora siamo alla 606. No. Da 1 a 2 non accoglimento dell'istruttoria. Dimmela. Pronto?
Torniamo alle foto, Antonella. Vabbè, su questa non mi sembra ci possano essere dubbi. Andiamo avanti. Simone, aspetta un attimo. Dove sì? Sei? Dov'è la foto di prima? Scusatemi. Sì. Ma è questa? Quella... No, no, non è questo. Torna... Osservazione. Questo. Questo qui. Questo forno qui e questo qui cos'è? Un bagno? Questo pensi che sia nuovo o faceva già parte del fabbricato? Questo è un forno e questo sembra un bagno forse? Non lo so, sentiamo quelli più bravi, può anche darsi che sia un'addizione oppure un recupero di qualcosa che c'era di attaccato. L'edificio, come si vede per il resto, Michela? Oddio, sì, se si vede anche dalle carte, non so che c'hanno. Insomma, la storicità dell'edificio al netto di quella eventualmente, no? È visibile, insomma. Qualcuno vuole rispondere alla Michela? Cioè, non sappiamo, perché non è che abbiamo fatto la verifica, come dire, nel tempo dei vari accrescimenti. Questo può essere un intervento di qualunque tipo. Io dal solaio di copertura che è fatto in laterizio armato, quello è un intervento recente. Certamente può essere stata solamente la ricostruzione del solaio esistente che magari era in legno, magari è stato ricostruito più alto, non so se è legittimato, è difficile rispondere in modo esaustivo a queste domande, dovremmo fare una verifica puntuale, se ti interessa lo faremo. No, ma mi interessava il fatto, no, come si è sempre detto, se sono stati comunque sia oggetto di interventi recenti se ne poteva un attimino discutere, capito? È questo che mi interessava. Ma in ogni caso, come vedi, discutevo è un elemento come storia qui diverso, ancorché in aderenza. Sì, no, non volevo fare imparzialità sul fatto meno che avesse fatto degli interventi recenti, più recenti, diciamo, sull'edificio. Capito? No, se no dicevo magari ridiscutiamone come abbiamo fatto magari con altri che avevano fatto degli interventi più recenti sull'edificio. Michela, ecco. No, non so come ne pensano gli altri. Cosa ne esatto, sentiamo anche cosa ne pensano gli altri, ma onestamente a per me non mi sembra. Là io, poi... No, no, questo per me c'è un po' di dubbio che questo sia un uno. Non mi sembra borderline, onestamente, questo, ecco. Non so se gli altri commissari non hanno osservazioni. Poi, per l'amor di Dio, Michela, possiamo anche metterlo fra quelli dove ce n'è qualcuno, no? Approfondimenti istruttori non ne servono, però magari non abbiamo tutti la stessa opinione, eh? Quindi magari ce lo possiamo segnare come tra quelli discussi. No, va bene, certo, perfetto. Mi sembra, onestamente, ecco, mi sembra... Non ho chiaro. Capito, ma le segno tra quelli da approfondire o no? No, secondo me no. D'accordo. Poi. Siamo alla 607. Da due a recente, se capisco bene, accolta. Vediamo. Avanti. Beh, direi... Diremo, se c'era qualcosa di storico lì.
Sì, immagino l'ufficio l'abbia verificato. Manola? No, anche se c'era non c'è più. No, sì, sentiamo. In questo caso prevale il fatto che l'intervento, secondo noi, ha alterato, diciamo, quelle che erano le caratteristiche, con questi elementi incongrui che sono stati messi. Ho capito, ma un due, cioè, ho capito che l'abbia alterato senza, non c'è ombra di dubbio, ma classificarlo recente da ambientale è diverso, no? Cioè, se questo deriva da una trasformazione storica, cioè, io voglio capire questa cosa qui, se esisteva o meno. Facciamo così, Riccardo, la mettiamo da parte, approfondiamo anche di questo, cerco di pratiche vecchie. Sicuramente capiamola un pochino meglio. Potremmo essere, ecco, questo potrebbe essere un caso borderline fra recente e due. Infatti. Siete d'accordo? Due già. Sì, appunto. Alberto lo vedo un po' perplesso. Alberto, vuoi dire qualcosa? No, per me è recente, però va bene, mi sta bene metterlo lì se ne riparla, vai. Sì, ma è recente, c'è un permesso di costruzione recente? Se c'è, per amor di Dio, ci si togliamo. Se però deriva da uno storico. Noi sì, quello, no, che dobbiamo, cerchiamo... noi quello che dobbiamo... Riccardo, quello... ricostruiamo tutto attraverso la pratica edilizia, dove ci saranno sicuramente anche le foto del... A beneficio di tutta la commissione, noi non dobbiamo entrare in merito della conformità urbanistica edilizia o meno, se è abusivo o meno, dobbiamo limitare a vederci quello che è l'oggetto dell'osservazione, è un'altra cosa l'istruttoria tecnica. Sì, ma nella pratica edilizia c'è la documentazione fotografica della preesistenza. Non ho capito una cosa, scusate, allora, se era un edificio storico, no? E ha subito trasformazioni, va bene? Non è diventa due perché ha perso le certe caratteristiche. Se questo edificio non c'era, è stato costruito dopo, è recente. Cioè, che c'entra quel discorso dell'abusivismo? Allora, se un edificio è stato costruito, Riccardo, se un edificio è recente proprio come origine, vabbè, è recente. Se invece ha un'origine storica, va capito, no? Se residua qualcosa del valore storico, no, parlo del confine fra due recente, appunto, non, io volevo vedere l'edificio se c'era com'era, per quello, esatto, esatto. Quindi qui, da questo punto di vista, la documentazione fotografica dello stato preesistente può aiutare a capire questo, cioè se, appunto, qualora fosse stato storico, se, come dire, restano degli elementi di valore o no meritevoli di tutela. Andiamo avanti, c'entra l'abusivismo. Andiamo avanti. 610. Sono tre edifici. Si chiede in uno il passaggio da 1 a 2. In uno. In uno il passaggio da uno a recente forma a recente, e nel terzo da uno a recente, se capisco bene. Quindi da uno a due su un fabbricato e da uno a recente su altri due fabbricati. Vediamo. Sì, parzialmente accolta, che significa? Hai ragione, scusami. Non tutti vengono modificati, solo quello contraddistinto dal mappale 515. Quale sarebbe? Questo non me lo ricordo. Insomma, va visto. Sì. Anche questi non erano da... erano da lasciarli così. No, io non ho capito, però guardiamoli perché io le voglio vedere questi. Allora, quello che vi faccio vedere, vedete quello che si evidenzia in giallo? Sì. Ok, questo qui è appunto quello che noi individueremo come due... E è il foglio 54 mappale 515, quello che abbiamo scritto nella risposta.
Ok, solo questo noi andiamo a modificare. Capito, vediamolo. Ora ti faccio vedere la fotografia, ok? Guardiamo. Allora. Allora, questo no, che è quello più grande, rimane uno. Ok? Che sarebbe, aspettate, questo grande. Sì, ok. Va bene? Oh. Sì. Ok, allora, questo è l'uno, abbiamo detto. Vai, torno in su, eh? Questo qui è quello che abbiamo invece individuato come due, che è, scusate, questo. Questo qua. Ok, poi facci vedere l'altro, Antonella. Quello che mi rimane interessa. Uno, ora ve lo faccio rivedere. A me mi convince anche quello lì. Intanto vediamo quello che è rimasto uno, Riccardo. Questo qui. Questo è rimasto uno. Quelli tutti intonacati che vi ho fatto vedere, questo, che è tutto questo qui, l'abbiamo messo in due. Ma io... No, non ho capito, Antonella, questo, ma è un unico fabbricato? Allora, questo qui bianco è quello che noi abbiamo, questo qui, è quello che noi abbiamo messo due. Allora non quello di sopra. No, quell'altro. Questi qui, uno, ora io vi faccio vedere le foto, è questo no, è quell'altro, questi qui due, questo l'abbiamo messo in due, corrisponde a questo edificio qua. Ok, ma prima com'era quello lì? Non lo so, non ce l'abbiamo le foto di prima, ora io posso vedere sulle loro, quello, posso è quello che sulle loro. Se qualcuno ha dei dubbi lo mettiamo da parte sull'edificio che cambia classificazione, se capisco bene, perché sugli altri siamo tutti d'accordo. Sugli allora altri... questo qui che abbiamo visto ora, Antonella, è quello che loro hanno chiesto che da uno diventasse due e gliel'avete accolta? Aspetta, perché... hanno chiesto che tutti e tre diventassero. No, sì. Perché ha detto Simone che due edifici hanno chiesto che da uno diventassero recenti. Gli è stato detto di no. E invece un edificio da uno hanno chiesto che diventasse due. E gli è stato detto di sì a livello istruttorio. È l'edificio che ha fatto vedere Antonella. Che ha fatto vedere ora l'Antonella. Esatto. Riccardo, se capisco bene, ha dei dubbi, allora io proponevo di metterlo da parte. Mettiamola da parte e cerchiamo di identificare meglio anche gli edifici. No, no, ma quello sono identificati, è stata chiara l'Antonella. Però mettiamolo da parte, va bene. Perché... Vai. Questi male, visti male, a me mi sembrano tutti uno, se proprio devo essere sincero. Quindi. Allora, 613. Allora, questa è da rivedere. La 610, sì. 613. Simone, facciamo l'ultima, perché siamo sul mezzogiorno, io sono da lavorare, andare al lavoro. No, io vi facevo una proposta, ne mancano una, due, tre, quattro. Quindi io le finirei, così la prossima volta si guardano quelle incerte. E quelle non, senza... non ce la faccio, Simone, io. Non ce la faccio. Vabbè, allora si fa l'ultima. Non accolta la richiesta è di classificarlo 2 e in questo momento è nel territorio, diciamo, agricolo come edificio spazio recente. Vediamo. Avanti. Vabbè. Ok, allora, Presidente, quindi noi siamo nelle condizioni la prossima volta di finire le osservazioni, ne mancano 3 o 4, e poi ritornare su quelle dubbie, va bene?
Ascolta, sì, mi pare che siamo, noi abbiamo la commissione fissata per mercoledì alle 3. Io non ho un problema per quella di venerdì invece. Anche io. Perché venerdì è fissata la mattina e io non sono disponibile. Allora ci riaggiorniamo. C'è un problema in provincia, non lo sapevo quando l'abbiamo fissata. Io volevo chiedere una cosa invece, quelle altre osservazioni, quelle cartografiche, quando le avremo? Sentiamo l'ufficio. Quando abbiamo finito queste, siamo in grado, credo no, dobbiamo fare le ultime verifiche per le cartografiche, dobbiamo controllare che siano stati fatti delle correzioni e ve le mandiamo. Ho capito, ma voglio dire, la prossima commissione penso si risolve. Vabbè, vai, okay. Sì, no, infatti, Riccardo, è quello che volevo dire anch'io. Cioè, si fanno le schede norma. Allora, mi pareva che la prossima mandata fossero le schede norma, no? Ecco, okay. Sono d'accordo, perché quelle saremo più avanti. Va bene, allora ok, facciamo. E poi, questo. Anche perché noi non siamo in grado per mercoledì di fare tutte queste verifiche delle... No, hai ragione, vai. Sospeso, perfetto. Vuole un po' di gioco. Va benissimo. Allora, benissimo. Aspettate un attimo, commissione, ma gli si possono mandare? Siamo a posto con le schede norma. Oggi finiamo di fare delle verifiche, definitiva, ti ricordi? Sì, infatti, dico, casomai appena finito gliele mandiamo. Ok, queste le schede norma, bene. Sì, Jacopo, dicevo magari mercoledì facciamo anche un calendario del mese d'agosto, no? Sì. Che è un mese... Sì. Un po' particolare, insomma, quindi è corretto cercare di... Sì, sì, vanno incastrate delle disponibilità che ovviamente saranno tutte sbagliate, quindi insomma vediamo un po'. Cerchiamo di non interrompere i lavori, ecco, cioè proviamo a vedere se si riesce a lavorare, insomma, nel mese d'agosto. Non dico a Ferragosto. Agosto c'è anche le ferie, ora, ragazzi. Qui si è lavorato. Sì, ma guarda, anch'io vado in ferie un paio di settimane. Quindi. Però, insomma, l'assessore è l'ultimo che deve parlare, nel senso che, insomma... Sì, no, ma nel senso cerchiamo di capire un po' se ci può essere un periodo nel mese di agosto in cui concentrare il lavoro oppure distribuirlo. Insomma, vediamo mercoledì, via. Insomma, dal 10 al 26 io dico proprio di no, dall'8 al 9 al 26 almeno no, ve lo dico perché... Anch'io vi proponevo, se siete d'accordo, così almeno ci si ragiona intanto, di non riunirci nelle due settimane centrali del mese d'agosto e magari di concentrare, no, a partire dalla ultima settimana di mese, cioè nell'ultima settimana del mese d'agosto ci si può anche vedere tre volte, faccio per dire, no? Quindi... non lo so, come la pensate voi, intanto magari ragioniamoci. Pensiamo dall'ultima settimana, vai. Io non sono ancora in grado di dirvelo, ci sta che sia, no, proprio da quello, non vediamo. Io sono sempre libera, sempre al lavoro, sempre libera. Può essere che sia in difficoltà proprio l'ultima settimana d'agosto, però e nel precedente non ci sono io. Quando è che lo sai, Jacopo? Faccio modo di saperlo mercoledì. Oh, le possiamo fare anche la sera, l'ultima settimana, alle 9 a mezzanotte. Non c'è l'ufficio. Non oh, c'è Riccardo, l'ufficio. Voglio anche dormire. No, tesoro. Va bene. L'annulliamo allora, annullo, la cancello qua di venerdì? Io venerdì. Non posso, cioè nel pomeriggio non abbiamo l'ufficio e quindi non c'è alternativa. Venerdì non vai annullata, vai, perfetto. Cancelliamola e poi ci aggiorniamo mercoledì. Ciao a tutti. Entra al lavoro. Ciao. 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 Ciao.